Eccoci qua, buonasera a tutti e tutte, e tuttini e tuttone. Allora, qui al centro, sì, mi è venuta male il vezzeggiativo, c'è Gerardo che ride come un matto e gli passo la parola. Beh, anch'io saluto tutti e devo dire che sono molto contento di vedere Lorenzo, Riccardo, Tommaso e Giuseppe che sono venuti questa sera. Provo a spiegare in due parole quello che ho già detto a loro, e che spero sia il modo con cui la serata va avanti. Qualche sera fa io e Michele stavamo chiacchierando, come qualche volta ci capita, per salutarci, poi visto che lui è distante, ovviamente anche il modo migliore per farlo, e ci siamo messi a discutere sul libero arbitrio, che è una questione vessata, importantissima, e che ha a che fare, insomma, con fior di trattati, filosofi, storia, eccetera, eccetera. Non è questo che volevamo risolvere, però ci siamo messi a discutere sulle scelte, che cosa vuol dire far scelte. Se facciamo sempre le stesse scelte, cosa determina queste scelte? Insomma, su questo ci siamo trovati ad avere anche un punto di vista un po' diverso, come tutto sommato spesso accade, e questa forse è la chiave per cui sono tanti anni che andiamo d'accordo, perché abbiamo punti di vista molto diversi su tante cose. Però ci siamo detti, ma c'è un momento della vita in cui le scelte sono dinamiche, sono scelte in cui la persona si sente di realizzare o di costruire un aspetto di sé della propria identità. Beh, proviamo a chiederlo ai ragazzi, proviamo a chiederlo a chi fa, insomma, no? Abbiamo messo il solito target 15-25, 30, perché abbiamo visto che alcuni ci hanno scritto, no, ma perché 35, 40, perché io saprei dire quello che avevo fatto, è un altro discorso, cioè non è che hanno meno legittimità, è un altro discorso, è diverso, insomma, no? Quindi ci interessava in questa serata fare questo. Allora, sulle richieste che ci sono arrivate, che delle persone che ci hanno scritto, che siete voi, appunto, abbiamo avuto circa 12-14 richieste, un po' abbiamo pensato di fare dei gruppi un po' omogenei, sono arbitrari perché ovviamente ogni persona ha la sua storia e la sua riflessione da fare, però il gruppo vostro è appunto quello che abbiamo chiamato di fuggite all'estero. Fuggite all'estero perché vi accomuna un'esperienza di formazione, di investimento sulla formazione, lontano dall'Italia, che ovviamente non è di per sé una buona o una cattiva cosa, è una scelta appunto che ha evidentemente implicazioni, comporta probabilmente sacrifici. E niente, ci interessava un po' sapere da voi come siete arrivati a questa scelta, come la state vivendo, dicevo anche prima di cominciare, sarebbe interessante che il gruppo fosse un gruppetto che discuta, che si confronta, quindi insomma abbiamo circa 40 minuti, tre quarti d'ora per questo gruppo di questioni, di profughi, al contrario. Per cui, insomma, se riuscite a dire la vostra e a lasciare poi spazio all'interlocuzione degli altri, anche degli altri, quindi commentate pure quello che dicono i vostri colleghi, e sopportate i commenti che eventualmente io o Michele vi faremo, e direi che questa è sostanzialmente la struttura dell'incontro. Io, per praticità e per dare ordine, vi chiamo così andiamo non ci sono sovrapposizioni, io comincerei da Lorenzo per il semplice motivo che è quello che vedo per primo nell'inquadratura. Vai Lorenzo. Ok, allora, piacere, io sono Lorenzo, 25 anni, da 4-5 mesi ho completato il master in computer science dalla University of Copenhagen e dopo 2 anni e mezzo in Danimarca mi sono trasferito a Madrid per lavoro. Quindi durante gli ultimi anni... Scusa? Niente, ho fatto un complimento in Veneto. Noi diciamo quando uno fa una cosa che poi gli viene bene, diciamo ciao mio mona. Ottimo. Sarebbe da tradurre, ma comunque è un Contributi complimento, è un complimento, è un complimento. Diciamo, negli ultimi anni sono due le grandi scelte che ho dovuto prendere. Una è trasferirmi dall'Italia alla Danimarca e una trasferirmi dalla Danimarca a Madrid.
diciamo, la scelta di trasferirmi dall'Italia alla Danimarca per studio è stata la scelta che considero più semplice ed è nata durante principalmente un mio viaggio che ho fatto quando avevo 20 anni. Ho preso lo zaino e mi sono fatto un interrail nell'est della Germania e tutta la Scandinavia. E dato che il budget era basso, ho dormito utilizzando Couchsurfing, dove praticamente ti fai ospitare da altri studenti e dormi gratis. E durante questa esperienza sono venuto a contatto con persone che avevano la mia stessa età, 20 anni, 21 anni, che però facevano una vita completamente diversa dalla mia, perché in Germania a 20 anni loro erano già indipendenti, vivevano da soli e avevano un gruppo di amici internazionali, mentre io a Roma vivevo ancora con i miei e non avevo, diciamo, questo gruppo di amici internazionali, ma uscivo spesso con le persone, diciamo, del mio paese o della mia città. E per questo, una volta finito la triennale, ho deciso che no, vorrei fare un'esperienza e che a livello di crescita sia professionale che personale, e per questo motivo mi sono trasferito a Copenaghen. A Copenaghen ho effettivamente trovato quello che volevo, perché ho raggiunto subito un'indipendenza economica, perché in Danimarca, diciamo, c'è un aiuto molto forte nei confronti degli studenti, e sia studenti danesi che studenti europei, se lavori un minimo di ore a settimana. E nello stesso momento ero circondato da studenti internazionali, quindi avevo non più solo la visione del ragazzo che viene dalla periferia di Roma, ma persone che venivano da tutto il mondo. Quindi dopo 2 anni così, a Copenaghen mi trovavo benissimo, ho lavorato part-time, dopo essermi laureato l'azienda dove lavoravo part-time mi ha subito assunto full-time, e la mia vita, ho detto ok, rimango a Copenaghen perché sto benissimo. Dopo 4 mesi da full time ho fatto un colloquio di lavoro per una grande multinazionale a Copenaghen. Finiti i colloqui dicono che ok, ci piaci moltissimo, ma la posizione a Copenaghen è chiusa e ti facciamo un'offerta per Madrid. E quindi mi sono ritrovato dal giorno alla notte che non sapevo che fare, perché dovevo lasciare tutto quello che avevo costruito in 2 anni e mezzo a Copenaghen, che era una stabilità economica, un bel gruppo di amici eccetera, per andare a Madrid. E allora in quel momento mi sono preso una sera, mi sono messo davanti a una lavagna e ho messo ok, quali sono i pro di andare a Madrid e i contro di andare a Madrid, e i pro di rimanere a Copenaghen e i contro di rimanere a Copenaghen, e alla fine ho deciso di trasferirmi a Madrid perché a livello professionale presentava solo vantaggi, e poi perché, diciamo, ho il mio piano di backup in caso le cose non vadano come, diciamo, non vadano alla grande a Madrid. E quindi questa è più o meno la mia storia. Poi non so se qualcuno può intervenire. Ok. Beh, dopo ritorniamo, magari facciamo un primo giro e sentiamo anche la storia degli altri, come quello che gli altri hanno da raccontare. Vai Riccardo. Buonasera a tutti, io sono Riccardo, sono il più vecchio al momento, ho 29 anni, e... No, sì, tra i giovani sono più vecchio. Ecco. Io ho appena finito un dottorato. È chiaro che qui per 8 mesi circa il meno giovane è il professor Favaretto. Ecco. Ho appena finito un dottorato a Barcellona, dove ho vissuto 4 anni, e sono ritornato in Italia adesso che inizio un postdoc qui, temporaneamente sono qui, con però speranze di ripartire. Ma la mia storia è, io vengo dalla profonda provincia, ho studiato a Pavia, quindi già per l'università avevo deciso di andare via da casa, e poi c'è stata l'opportunità di andare a Barcellona, tutte scelte importanti. E il tema di questa sera mi interessa particolarmente perché io studio filosofia politica e morale, e in particolare mi sono interessato di diritti dei bambini e anche degli adolescenti. E una questione che secondo me la nostra generazione si pone e che è cambiato come e quando prendiamo le scelte importanti. Sul libero arbitrio io non so niente, sul fatto se siamo liberi o no, sono questioni complicatissime, le neuroscienze hanno tanto da dire, i filosofi che ne parlano, cioè anche a livello filosofico è troppo difficile per me, però come dobbiamo trattare le scelte dei giovani è un argomento che mi interessa. Quello che noto proprio a linee generalissime è che adesso ci sono, cioè mentre una volta
una volta, diciamo, una, due generazioni fa, il momento in cui si prendevano le scelte importanti sulla propria vita, e in cui si potevano prendere scelte importanti, e il momento in cui si era indipendente economicamente, più o meno coincidevano. Adesso, per tante ragioni, c'è un lungo periodo in cui tanti giovani, per scelta o per caso, sono ancora dipendenti economicamente, ma si sentono di voler prendere decisioni importanti nella propria vita. E cosa bisogna fare a riguardo a questi che sono stati definiti nuovi adolescenti? È una questione che mi interessa abbastanza, perché non credo sia facile da affrontare. Per quel che riguarda te, Riccardo, le tue scelte sono state facili o complicate da cose? Sono state complicate quando volevo fare delle scelte senza avere l'indipendenza economica per farle, cioè quando ho dovuto farmele finanziare dai miei genitori. Io pensavo fossero scelte importanti, quelle giuste, ho sempre avuto appoggio, ma mi sentivo vincolato necessariamente. E sono contento che questa sensazione sia venuta meno, perché adesso un po' di indipendenza economica, però immagino che questa situazione si protrae nel tempo, è molto problematica. Bene, Giuseppe. Buongiorno a loro tutti. Loro hanno parlato molto di questa cosa dell'indipendenza economica, eccetera. Tu cosa ci racconti? Allora, io vivo in Polonia da 5 anni, sono laureando in relazioni internazionali all'Università di Varsavia, dove ho vinto una borsa di studio del governo polacco presentando un progetto sul diritto pubblico internazionale e la lotta al crimine transnazionale organizzato. E io infatti volevo partecipare qua anche per un attimo promuovere in un certo senso alcuni strumenti economici che sia l'Unione Europea che alcuni governi nazionali mettono per qualsiasi giovane europeo che voglia appunto studiare all'estero, viaggiare all'estero. E come Lorenzo, anch'io tutta la mia riflessione che mi ha portato a fare delle scelte è partito con un viaggio, però non con l'Interrail, con un fondo che si chiama Erasmus Youth Exchange, che organizza degli scambi culturali tra ONG italiane e straniere, tutto pagato e finanziato dall'Unione Europea. Quindi sono stato mandato a Bristol a 18 anni per 10 giorni da solo, con i biglietti rimborsati dall'Unione e tutto, e lì sono uscito un po' a livello psicologico da quella bolla che era la provincia, perché come il prof, io vengo dal Polesine, nel prof Boldrin sa a cosa mi riferisco, e c'è una... il microfono. Sì, lo tengo spento perché tipo cazzate random. In questo caso mi fido del labiale. Era anche il professor Favaretto. Ah, sì. Anche il Polesine, intendo dire. E quindi... Lì, la prima volta sono andato mandato a Bristol, la seconda a Cracovia, e mi aveva affascinato e ho detto, ho visto un basso costo della vita, un altissimo potenziale, infrastrutture nuovissime, un ambiente amichevole, e quindi mi sono informato su come si potevo studiare all'estero, perché comunque me la cavavo in inglese, quindi sono tornato, ho preso il certificato B2 del Cambridge che mi serviva per essere ammesso, e ho iniziato i primi 3 anni senza borsa, però studiando gratuitamente nell'est del paese, dopo ho vinto la borsa, però mantenendomi sia un po' da casa, sia insegnando italiano in una scuola di lingua, e venendo pagato benino, e poi ho vinto la borsa, e adesso sto finendo la magistrale a Varsavia, ho imparato il polacco abbastanza bene, e quindi riesco un po' a districarmi. Sì, io quindi volevo innanzitutto aiutare le persone a poter fare delle scelte simili pur avendo il limite del budget, utilizzando questi fondi, e poi anche far capire che spesso all'inizio pensavo che il gradino mancante fosse principalmente il portafogli, però poi ho notato una cosa psicologica molto interessante, che quando io sono tornato dopo i miei primi 3-4 viaggi con questo fondo, perché non ci sono limiti, puoi usarlo quando vuoi, c'è solo un limite di età, la prima cosa che ho fatto ovviamente è stato dirlo a tutti, dai, voi, c'è l'Unione Europea, vi finanzia i viaggi, potete andare qua a conoscere gente, perché poi lì, una volta che sei fuori, specialmente dopo un tot, rimetti in discussione tutte le credenze
tutte delle cose che avevi interiorizzato e dato per scontato, ma che invece si stravolgono. Cioè il concetto di amicizia, il concetto di gerarchia, il concetto di molte cose. E nessuno dei miei amici fino adesso ha mai preso parte a un progetto, quindi gli ho capito che spesso è una questione di apertura mentale. E poi sono riuscito a far rimettere in discussione molti stereotipi sulla Polonia, perché è un paese veramente incredibile, che ho visto grattacieli nascere dal nulla in 6 mesi, mi hanno dato un sacco di opportunità di lavoro, ci sono un sacco di italiani che lavorano nelle corporation qua e via dicendo, e ci sono più di 80.000 studenti stranieri qua, quindi c'è un ambiente veramente internazionale molto stimolante, che mi ha cambiato anche a livello di personalità, di visione delle cose, mi è riuscito a dare un po' una marcia in più sotto alcuni aspetti, e nonostante ci sia comunque un costo della vita moderato, tantissime opportunità economiche e molte opportunità di rimettere in discussione dei preconcetti, ma proprio anche dei punti di vista, ecco, tutto qua. Bene, Giuseppe, mi sembri hai sparato una carica di entusiasmo, insomma, mi sembra, rispetto a una tua esperienza positiva e al fatto di dire che non ci sono informazioni che girano a sufficienza. Questa sarà una delle cose che forse sarà interessante discutere. Tommaso. Buonasera a tutti, io mi chiamo Tommaso, come vedete, ho 18 anni e attualmente studio la laurea triennale in finanza con economia all'Anglia Ruskin University di Cambridge. Allora, per parlare di scelta, per me questo tema è stato molto importante, soprattutto perché non avevo all'inizio l'appoggio di entrambi i miei genitori. E il tutto è partito quando un giorno ero al ristorante cinese con un mio compagno di classe e mi ha detto che in Germania le università erano però più gratis. Allora questo mi ha incuriosito, perché io avevo in programma di andare a studiare a Torino, la mia città, in una privata che mi sarebbe venuta a costare circa 500 euro al mese. E, contando quello, ho detto, invece di andare lì potrei andare a studiare in Germania e con gli stessi soldi mantenermi mentre mi cerco un lavoro e studio. Così è partita la mia ricerca e ho scoperto che in Germania, per quello che interessava a me, non c'erano tantissimi corsi e quindi ho dovuto cambiare ambiente, anche perché il tedesco io non lo parlavo, ho studiato lo scientifico e quindi sono finito a cercare soprattutto in qualsiasi posto dove avessi studiato il tedesco non lo imparavi in Italia, non so in quanti istituti superiori insegnino il tedesco. Scusami, se avessi fatto ragioneria avrei preso il tedesco. Allora, amici di linguistica, la mia unica funzione, quello serio, è Gerardo, io qua. Non c'è problema. Figuriamoci. Allora, sono venuto a guardare per la Spagna e per il Regno Unito. In Spagna avevo in mente Barcellona e Madrid, e per il Regno Unito appunto questa università in cui sono finito adesso, altrimenti una Leicester. La scelta è ricaduta sul Regno Unito soprattutto perché era quella che convinceva di più mia madre, non tanto per me, perché era lei quella ansiosa. Però adesso devo dire che in effetti penso sia stata la scelta migliore, anche se non ho modo di confrontare per ora. Adesso ho iniziato a settembre a studiare qui, e devo dire che nonostante io abbia iniziato a studiare da casa per via della pandemia, vedo un ambiente molto internazionale, molto positivo, dei giovani speranzosi ancora, invece qui in Italia vedo una desolazione più totale per noi giovani, soprattutto quelli della mia fascia d'età. E questo mi mette speranza, è molto bello. Infatti penso che se non fossi uscito quel giorno con quel ragazzo lì, tutto questo non sarebbe successo, ed è qui che mi chiedo effettivamente quanto abbiano valore le nostre scelte e le riflessioni che facciamo prima di queste scelte. Sono stato purtroppo nel Regno Unito soltanto 2 mesi, sono andato a dicembre, inizio dicembre, poi hanno bloccato i voli per tornare in Italia, io non avevo in mente di rimanere lì, volevo soltanto prendere il permesso di soggiorno, per dirla breve. Soltanto che poi hanno bloccato tutti i voli, io avevo già la casa, ho detto vabbè, rimango qua. Poi per un'esigenza particolare, cioè fare la patente, sono tornato qui in Italia e nel frattempo tra un lockdown e cose varie sono ancora qui. Però non vedo l'ora di tornare su e devo dire che per adesso mi sembra davvero un'ottima scelta. E niente, questo è tutto quello che avevo da dire, se avete domande fate pure. Bene, intanto grazie per questo primo giro. Non so, poi Michele, se appunto vuoi dire delle cose, casomai le domande le faccio dopo, vai. No, io ho una domanda, che è quella che in realtà è una versione, non, spero non molesta, di un commento del pubblico.
e cioè vi porta il lavoro. La scelta, dai racconti vostri sembra, no? Che per tutti e quattro la ricerca è stata di un'esperienza in un posto di realizzazione e di lavoro che vi soddisfacesse, no? È così o cosa? Cioè, visto che quello di cui volevamo riflettere era appunto come alla fine si fanno le scelte, specialmente quella fase, la ragione per cui abbiamo scelto 30, insomma sotto i 30, perché obiettivamente le scelte che si fanno, ve lo dice uno che ne ha quasi 65, sono sicuro che quello che li ha già compiuti possa confermare, la vita si fanno sempre scelte, cioè anche oggi ho fatto la scelta di farmi il tè prima di sedermi qua con voi. Quelle che si fanno a quell'età lì, hanno effetti di lungo periodo ben superiori di altre. E quindi ci interessava capire in che senso un ragazzo, una persona italiana oggi, quali fossero in che senso si sentiva costretto a fare certe scelte, in che senso invece si sentiva libero, senza entrare se poi la libertà c'è o meno. E così l'impressione che uno ha dai racconti di voi quattro è, fondamentalmente io volevo realizzarmi sul piano come persona che ha un lavoro, che gli piace, che vuole fare delle cose. Mi sbaglio? Se posso rispondere, per me non è stata quella la motivazione, perché nel mio campo di studio, che era ingegneria informatica o computer science, come si vuole chiamare, non avrei avuto problemi nel trovare lavoro probabilmente in qualsiasi parte del mondo. Quindi la motivazione che mi ha spinto ad andare all'estero è stata più entrare in un clima più internazionale in particolare in Danimarca, una qualità della vita che è più alta rispetto a quella che potevo avere a Roma. Io sono un tipo di ragazzo che ad esempio odia guidare, non mi piace la macchina, e a Roma è un inferno da quel punto di vista. A Copenaghen invece prendo la bicicletta e andavo dove volevo. Madrid, ora mi sono trasferito la settimana scorsa, quindi ancora non so bene com'è la situazione, però... Metropolitana, io ci ho vissuto 10 anni, un'ottima metropolitana. Sì, già ho visto, però anche come... Non fare la macchina, caos. Meglio di Roma, però un caos. No, ma come strutturata la città è infinitamente meglio di Roma, è pulita, ordinata e tutto. Roma era un caos. Io sono più che altro scappato da Roma che per lavoro, diciamo. Io vorrei aggiungere una cosa, sì, questo commento secondo me è un po' troppo generalizzato, è un po' vago. Io al lavoro ci pensavo relativamente, pensavo agli effetti immediati di un trasferimento da un punto di vista prettamente studentesco, quindi, come ha già detto Lorenzo, sia il costo della vita, sia le infrastrutture moderne, nuove, la sicurezza della città, ma soprattutto una cosa particolare, l'approccio alla persona per quanto riguarda nell'ambiente accademico. Racconto un aneddoto velocissimissimo. In seconda superiore, 14 anni, mi avevano rimandato in matematica, ero una frana, e i miei cugini più grandi, trentenni, mi dicevano, ma tu poi, non... perché credevo fosse un'ingiustizia, perché anche altri avevano insufficienze, eccetera. I miei cugini trentenni mi hanno detto, ma tu devi abituarti, perché poi non sai quante ingiustizie avrai all'università invece. Io ci ho pensato, ho detto, ma non voglio avere nessuna ingiustizia. Se loro parlano così è perché hanno interiorizzato una certa cosa che non va bene. E io da 5 anni che sono qua posso dire, finisco fra 5 mesi, non ho ricevuto nessuna ingiustizia. Quindi già il fatto che loro pensassero in quel modo mi aveva già fatto capire che c'era qualcosa che non andava nell'approccio, nel sistema, diciamo. Io aggiungo una cosa breve. Per me andare all'estero non è stato un dovere, perché questa filosofia gira un po' in certe bolle, che bisogna andarsene perché bisogna andarsene. Però devo dire che per me fare un'esperienza lunga dove si potessero staccare parzialmente un po' di legami familiari e di quotidianità era parte del valore aggiunto dell'esperienza. Penso che perlomeno per come sono fatto io, mi abbia fatto bene, con dei limiti, perché io invece avevo altre chiusure su tante esperienze. Per esempio, per me andare negli Stati Uniti non era, andare in Nord America non era un'opzione per tante ragioni, però indipendizzarsi anche
non potendo frequentare quotidianamente i propri, le proprie conoscenze, penso, per me è stato importante. Io vorrei intervenire a riguardo. La scelta per me non è stata tanto riguardante il lavoro o una futura carriera, cioè quella sì, in realtà ha fatto molto, però il motivo principale era la misaspirazione di quest'Italia. Ogni giorno il telegiornale si sente di tutto e di più, poi seguendo anche questi canali, appunto come il canale di del professore o di Liberi Oltre, ci si rende conto di quanto effettivamente le cose non funzionino, non che in Inghilterra effettivamente sia meglio, però avevo molta voglia di provare a vedere come sarebbe stato fuori. E, la notizia di 2 giorni fa, sono stato accettato per fare l'Erasmus in Spagna, Madrid, quindi non vedo l'ora di provare anche quel paese lì, e sostanzialmente mi piacerebbe tantissimo continuare a viaggiare e cercare il mio posto. Questo è ciò che mi spinge fuori, più che altro. Allora, se posso fare un primo commento, abbiate pazienza, ma appunto Michele prima ricordava la nostra età, è chiaro che ci sono come dire, delle dinamiche che sono diverse ma sono anche un po' uguali. Qualche generazione fa non si andava in Danimarca, in Spagna o in Svizzera, ci si spostava dalla campagna alla città, no? Io ho fatto l'università a Padova e abitavo a Mestre, già quello significava comunque, no, passare da un clima a un altro. Ma ricordo che Padova all'epoca era pienissima di ragazzi che venivano dalla Puglia, per esempio, e questo di fatto equivaleva a questo spostamento. Allora, è chiaro che in un mondo come quello di oggi, insomma, stiamo lì a fare tanti discorsi, ma in qualche modo è più praticabile. Giuseppe l'ha sottolineato bene, sapendosi muovere, conoscendo quelle che sono alcune facilitazioni. Il problema è che non, purtroppo non tutti li conoscono, e questo ha fatto bene Giuseppe a ricordarlo. Allora, nella dinamica di questa scelta, no, c'è l'andare da qualche parte dove, come avete detto tutti voi, sì, le cose funzionano meglio, il clima internazionale, però insomma credo che non sia un passaggio dall'inferno al paradiso, ma insomma da un posto all'altro dove uno vede cose nuove, fa delle esperienze. E c'è anche l'andarsene via, no, da qualche altra parte, no? E questo è un valore di emancipazione. E questo che vi volevo chiedere, no? Se avete sentito nella scelta di dire vado a studiare all'estero, vado a trovare un lavoro lontano, eccetera, se questa per voi, Tommaso un po' più giovane, magari la sta sentendo di più, voi l'avete già, gli altri non già un po' più vissuta, come dire, che siete diventati voi, no? Cioè che non siete più quello che abita a casa con i genitori, se questo è stato un elemento importante nel determinare questo tipo di scelta, e se alla base della vostra esperienza, come dire, questo è stato il modo in fondo di conquistarvi un vostro spazio, cioè uno spazio in cui voi siete voi, insomma, ecco, e si riparte da lì, non si riparte più dai genitori, da casa, da quello che c'è, da quello che avete lasciato, insomma, in qualche modo. Allora, se posso, mi piacerebbe intervenire per primo questa volta. Come ho detto, sono stato a Cambridge soltanto 2 mesi. E appena arrivato ho cercato subito di darmi da fare e trovare un lavoro, perché volevo l'indipendenza. Quindi l'unica cosa che potevo fare, non avendo ancora un numero di assicurazione nazionale, che è fondamentale lì per trovare lavoro, era fare rider per Uber Eats. Quindi ho passato questo tempo a cercare un lavoro più stabile, e la sera al freddo, al gelo, con qualunque tipo di clima, con la mia bicicletta a portare cibo in giro per la città. Devo dire che si guadagnava bene, diciamo che con 3 ore al giorno, tutti i giorni, anche sabato e domenica, si arrivava anche a guadagnare intorno alle 1.000 sterline al mese, che è ottimo per vivere. Quindi devo dire che mi sono trovato bene, e l'indipendenza è una cosa che mi ha fatto stare davvero molto meglio rispetto a quanto stessi e quanto io stia qui. Infatti adesso che sono tornato sono di nuovo alle dipendenze dei miei genitori, sono di nuovo meno libero rispetto a quanto ero lì, nonostante il lockdown. Per il tempo in cui sono stato in Inghilterra, si fa sentire ed è pesante, perciò non vedo l'ora di tornare per questo motivo, soprattutto. Sicuramente per me l'esperienza lontana dei genitori è stata fondamentale per sentirmi emancipato, e visto che quell'esperienza che ho, mi risulta difficile immaginare come ci si possa emancipare invece avendo
non dico vivendo insieme, ma comunque avendo rapporti. Quando è tornare, adesso vivo vicino ai miei genitori e gioco forza col lockdown, vedere che devono consigliare, mettere becco nelle questioni, una cosa a cui non sono più abituato, è strano. Secondo voi quanto è comune sta roba dei genitori? Sta roba, ci sono, sembrano esserci due assi, allora, contrariamente a quello che io avevo suggerito sul lavoro. Uno è la indipendenza proprio personale, quindi in particolare dei genitori, e l'altra è questa atmosfera ben rappresentata da Lorenzo nella descrizione di Roma. Faccio fatica a non condividere, io negli anni ho ridotto le visite a Roma all'essenziale, ormai un posto invivibile. E qualcuno fra gli ascoltatori suggeriva la fidanzata, perché siete tutti maschi. A proposito, la cosa era aperta, alla fine ci siamo riusciti, tra chi ci ha scritto c'era una donna che poi arriva in uno dei gruppi, o il fidanzato. Secondo voi quanto è comune al resto degli altri? Succede, tante persone che sono finiti a lavorare in molte multinazionali come JP Morgan, qua a Varsavia il counseling va forte, quindi c'è Accenture, c'è Deloitte e via dicendo. Ci sono molti che sono trasferiti perché hanno conosciuto una ragazza che è andata in Erasmus, è andata così, però non sono, di solito non sono le persone che rimangono, le persone che rimangono sono poche, di solito qua è un... quasi sempre uno step intermedio, fanno l'esperienza 1-2 anni nella multinazionale, poi vanno dove magari c'è uno stipendio un po' più alto. Quelli che rimangono, però è anche un po' un paese particolare, sono quelli che sono appassionati quasi sempre, si trovano veramente tanto bene. Però diciamo, sparando dei numeri, io direi che almeno un 20-30% di persone che si sono venute qua l'hanno fatto anche per motivi sentimentali. Michele, io non ho capito bene la tua domanda, cioè se il problema italiano è culturale più che altro di una presenza troppo importante dei genitori che tarpano le ali, perché mi sono perso un attimo. Sì, credo che dicesse questo Michele prima. Cioè, sono sempre scettico sulle risposte culturali. Io credo che ci fossero le condizioni. Dai, sono sempre culturali, prima di finire dove sono. Non so cosa pensate. Sono le condizioni per vivere come in America, non so, nei paesi dove ci si mangia per 18 anni. Credo che l'essere mammoni avrebbe molto meno effetto. Il problema è che in Italia proprio si uniscono le due cose. No, è vero, aggiungo, poi faccio parlare gli altri, che ad esempio i miei genitori sono del sud e la primissima volta che ho detto che intenzioni avevo è scattato il panico, no? E sono stati scettici per tutti i primi mesi finché li ho fatto venire qua, hanno visto com'era, hanno visto quello che riuscivo a guadagnare, quello che riuscivo, che avevo comprato, dove vivevo, e lì piano piano... Hanno cambiato idea, adesso mi supportano, dopo che hanno visto che lavoravo per l'azienda A, poi per l'azienda B, che lavoricchiavo, studiavo, facevo delle interviste, facevo delle cose, è cambiato molto la prospettiva. Però è vero che la primissima reazione è spavento, è disagio, addirittura, cioè, perché poi ovviamente quando c'è una certa mentalità pensano è un titolo di studio straniero, e poi come fai i concorsi pubblici in Italia? Io non voglio fare i concorsi pubblici in Italia, no? Non ha senso per me, non neanche voi, proprio non ho come prospettiva, no? Quindi sì, bisogna, se hai un certo slancio, devi un attimo convincere chi ti è attorno, se quelle persone che sono attorno a te non hanno le tue stesse prospettive, non hanno la tua stessa esperienza, la tua stessa conoscenza di alcune cose. Yeah, se posso intervenire, nel mio caso invece è stato il contrario, perché i miei genitori mi hanno sempre lasciato molto libero nelle mie decisioni, e quindi ho sempre potuto fare tutto quello che volevo nella mia vita, diciamo, non cose super estreme, però non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. Tanto recentemente stavo discutendo con mio padre se accettare Madrid o no, cosa fare, se magari tornare in Italia. Mentre ero a Copenaghen, e lui mi ha esplicitamente detto: ma qual è la differenza tra Copenaghen e Milano?
Cioè, da una parte prendi l'aereo e con 2 ore e mezza stai a Roma, a Milano prendi il treno, ma ormai qual è la differenza? Eppure se ti trasferisci dalla Danimarca e la Spagna, giusto la prima settimana che devo fare i documenti, ma ormai non vedo più una differenza all'interno dell'Unione Europea tra spostarsi o no, quindi... Una domanda, appunto, adesso Lorenzo hai fatto un intervento in cui in qualche modo hai fatto anche capire che poi non si può parlare in generale di famiglia o familiare, perché poi ci sono famiglie e famiglie, persone e persone, contesti e contesti, più o meno vantaggiosi, eccetera. Una cosa che mi chiedevo, un po' anche coerentemente alla domanda che ci facevamo all'inizio, quanto vi sentite condizionati in questo momento, nella vostra situazione, in quello che fate, e quanto vi sentite liberi in quello che fate, nella situazione di adesso? Ok, nel mio caso io mi sento liberissimo, perché ho potuto prendere tutte le decisioni confrontandomi con me stesso e non ricevendo influenze esterne, diciamo. Quindi nel mio caso mi sento abbastanza libero e non condizionato. Quando mi è arrivata l'offerta da Madrid, ero io quello che doveva decidere, non cose esterne. Però io ripeto sempre che, anche con gli amici, che noi persone che siamo nell'ambito di computer science viviamo un po' in una nostra bolla, dove non siamo troppo condizionati dall'aspetto lavorativo, perché ci sono opportunità ovunque. Quindi magari ci sentiamo anche un po' più liberi, perché siamo più liberi economicamente. Quindi magari la risposta può cambiare a seconda da chi viene fatto. Io mi sento abbastanza libero, ho anche un'età un po' diversa dalla loro, percorso di studi che non dava troppe garanzie, e così facendo, però poi andando avanti si vedono un po' i costi di questa libertà di scelta, nonostante sia la cosa giusta, credo, però le rinunce ci sono. È una cosa che si fa sempre più presente, e un'altra cosa che mi interessa proprio a livello di studio è il rapporto con i propri genitori anziani e viverli a distanza quando poi cominciano loro a diventare bisognosi di aiuto, e tutti i meccanismi psicologici, se esistono dei doveri. Queste sono domande che, per carità, noi siamo giovani, però che gli expat si pongono. Ci siamo poi fratelli che sono rimasti a casa, la simmetria, cioè lo squilibrio. Questo per esempio è un costo della libertà, non di quelli più evidenti, a cui ho incominciato a pensare. Io, come ho già detto, adesso in questo momento mi sento molto libero, posso decidere di fare quello che voglio, però effettivamente è una libertà che ho dovuto conquistarmi passo dopo passo dai miei genitori, che invece all'inizio mi cercavo di influenzarmi per far altro, convincendoli che quello a cui avevo puntato aveva delle buone prospettive, delle buone potenzialità, che poteva portarmi, farmi andare avanti. Non c'è voluto tantissimo, però c'è voluto molto, cioè ho dovuto metterci del mio, ecco. Scusate, io ho avuto problemi di connessione e mi sono perso la domanda. No, era semplicemente, vi invitavo a fare una riflessione appunto su libertà e condizionamenti, insomma, su quanto vi sentite di esservi liberati o meno dai condizionamenti in questo momento su quello che state facendo. In questo momento in realtà sto ancora riflettendo sulla scelta che ho fatto di andare in Inghilterra, perciò mi sento davvero molto libero e adesso ho tutto il sostegno della mia famiglia, ma sto anche facendo delle riflessioni per cercare di capire quale sia la cosa migliore da fare. Purtroppo un difetto che ho è che anche dopo aver preso una decisione continuo a pensare quali siano tutte le varie alternative, e quindi rimango in un loop infinito di domande che mi faccio. Ed è questa la cosa che mi limita, credo. Bene, Michele, se sei d'accordo io andrei un po' verso la conclusione qua del nostro gruppetto di... Abbiamo deciso di essere, come dire, letali col tempo, quindi avevamo gli farei solo 55 minuti per il primo gruppo, mi ricordo più da scuola. Sì, no, un altro giro lo farei, nel senso sì, che sì, sì, sì.
io ho capito da Tommaso che uno dei consigli è andare a cena con un amico in un ristorante cinese, giusto? Da Giuseppe ho capito che il consiglio è leggete i bandi europei, fate queste cose, eccetera, eccetera. Da Riccardo, non so, mi aspetto un consiglio perché non ho capito, e da Lorenzo ho capito, pensate bene prima di spostarvi, ma spostatevi. Sono questi i vostri consigli? Li avete altri da aggiungere? Io ho una nota un po' amara, vorrei aggiungere, che col tempo io sto diventando un po' un radicale dell'uguaglianza di opportunità. Perché credo che sia un concetto che, se lo capiamo bene, è pesantissimo. E anche nella libertà, nel prendere questo, cioè anche nel quanto si è liberi, conta tantissimo da dove veniamo. Adesso non voglio piccarmi di venire io dalla profonda provincia, prima generazione che va all'università, va là, perché mi sembra di aver fatto gente temporanea. Però io lo vedo, se ha un certo background familiare, si è più liberi di prendere decisioni, purtroppo ancora. Questo non vuol dire che è tutto perso. Bisogna cercare di trovare meccanismi che equilibrino le disuguaglianze di partenza. La scuola italiana, purtroppo, temo che in questo non faccia molto. Però informarsi è un'ottima maniera per cercare di avallare gli equilibri, cioè di livellare i disequilibri. Beh, infatti, su sta roba dei disequilibri, lasciatemi chiedere una cosa, anche a luce dei commenti, no? Voglio dire, qua vedo origini sociali molto eterogenee, quindi in realtà forse conta la famiglia nel senso di... però questo... non so, per carità, sono determinanti, ma sono difficili da dire. Il microfono. C'è la famiglia che ti aiuta, ti lascia, ti sprona anche a essere libero a fare le scelte per i rischi, conta, Lorenzo l'ha sottolineato molto, no? O conta anche il fatto che poi tu ti ribelli, insomma, gli fai capire che, guarda, forse mi prendo il rischio, ma l'ho calcolato. A me è capitato così, anch'io sono uno andato via. La battuta di mia madre è: ma sei sicuro il giorno che prendi l'aereo che poi quando atterri l'America c'è? Non è una roba che ci mostrano solo nei film. E io dico: mamma, sembra che ci sia, quindi vado. Però la cosa che volevo chiedere è: quanto speciali vi sentite nella vostra generazione? Perché se uno deve guardare i dati statistici che il lavoro che faccio io, oddio, cominciate a diventare sempre di più, sia chiaro. Cioè, i tempi miei era 1 su 1000, adesso siete 15 su 100, 10 su 100 nella vostra generazione. Quindi ben altra roba. Però continuate a essere particolari. Secondo voi qual è la ragione? Sinceramente non mi sento speciale, perché col fatto che ormai l'Europa è così connessa, trovo molte altre persone che hanno fatto la mia stessa esperienza. Però sicuramente sì, il primo step è, come anche ha detto Giuseppe, non ci sono molte persone che si informano, che queste cose sono facilmente possibili per tutti, perché ormai non c'è un problema economico, perché... come ripeto, io in Danimarca non avevo assolutamente bisogno di soldi per andare lì e studiare. Lo stesso, come diceva Giuseppe, in Polonia. Quindi è più una cosa di mentalità. E a me sembra che sta crescendo sempre di più, quindi il trend forse continuerà. Di certo non mi sento speciale. Io mi sento, ma anche lì bisognerebbe guardare i dati. Mi sento relativamente speciale alla mia classe di riferimento a livello di provenienza geografica e background. Ma non, cioè, ho l'idea che in altri contesti sia meno speciale. Quello che però sì, credo di dire, è che in Italia viviamo ancora come uno step enorme andare all'estero. Cioè, penso che uno studente italiano viva... un ragazzo italiano viva con molta più facilità emigrare dentro l'Italia, ma anche molto lontano, e quindi dovendo rompere i legami quotidiani, rispetto ad andare all'estero, perché non lo so, tante cose dell'Italia, il problema linguistico credo ci sia, e poi tante cose dell'Italia non vogliamo rinunciare, un po' perché sono buone, un po' per provincialismo, credo.
Allora, io non mi sento speciale nella prospettiva dei miei coetanei europei perché vedo in un ambiente internazionale che sono più o meno quasi tutti allo stesso livello. Ma c'è un però, ovviamente, quando torno in paesino, in Polesine, in Veneto, e già sanno che parlo fluentemente inglese, già mi guardano così, pensano che sono, non so, poi tacco a parlare polacco e pensano che sono un alieno, no? Quindi bisogna. No, so che fa ridere, ma è così, la gente impazzisce perché come fai a parlare due lingue straniere? Cioè, no? E purtroppo dipende. La nuova via più rara, no? Ma ti chiedono se imbarchi col polacco. Cosa? Vabbè, No, questo non è una foglia loro. ho capito, Censura, andiamo avanti. Quindi è la classica domanda da un po' da bar, però. Esatto. Quindi dipende tanto dal contesto, scherzi a parte, dipende dal contesto sociale. A Varsavia mi sento assolutamente nella media, a Porto Viro mi sento un po' speciale perché le persone attorno a me si incuriosiscono e mi guardano un po' diversamente. Il professor Boldrini aveva chiesto perché secondo voi siete così. Secondo me, una cosa a cui ho riflettuto è stato il fatto che io vengo da una famiglia di un ceto medio-basso, il papà poliziotto, no? E così. E io avevo come compagno di banco un ragazzo di una famiglia industriale ricca, no? E vedevo che lui arrivava ogni 2 o 3 giorni con un Mercedes diverso, io arrivavo in bicicletta, no? Poi pensavo, no, ogni giorno però spesso, pensavo, vedevo, conoscevo la Una famiglia, no? volta all'anno. Sì, una volta all'anno. E vedevo la famiglia, conoscevo le persone, erano persone in gamba, però poi ci pensavo, dicevo, ma non è che hanno veramente tanto più di me, posso anche io aspirare a un benessere del genere in un futuro? E quindi questa cosa mi ha spronato tanto per dire, se ce l'hanno fatta loro con una congiuntura economica positiva, con del know-how e via dicendo, anche io se punto su di me e sono in un contesto tale che mi avvantaggia, anche io posso arrivare a un livello di benessere medio alto, ecco. Allora, per quanto riguarda me, come ha detto Giuseppe, a Cambridge non mi sento per niente speciale, sono perfettamente nella media, è una cittadina composta soprattutto da persone che arrivano da tutto il mondo, molto spesso India, ma anche tanti italiani e tanti europei. Quando torno nel mio paese, dove vivo adesso, in Italia, a Trana, provincia di Torino, beh, qui la cosa è diversa. Anche qui la gente mi guarda in modo strano perché sanno che sono quello che studia fuori. Fortunatamente un amico molto caro che vive qui vicino a me, che invece mi conosce, mi è stato dietro in tutti i passaggi, lui condivide. Lui purtroppo non è riuscito, ma gli sarebbe piaciuto. Quello che mi fa chiedere, no, quello che mi lascia così un po' nel dubbio è se le persone effettivamente rimangano qui in Italia, quelli che vorrebbero uscire, perché hanno paura di andare, per ragioni economiche. O semplicemente perché non si rendono conto che potrebbero trovare altro, non è detto che sia meglio, ma soprattutto altro fuori. E sto ancora cercando la risposta. Ma tornando alla questione speciale, io sto facendo difficoltà effettivamente a capire quale sia la media, perciò non so rispondere. Però vi ringrazio per avermi lasciato parlare. Bene, beh, insomma, è stata una chiacchierata molto piacevole, ragazzi. Io vi ringrazio perché, insomma, io di mestiere ascolto storie, ma non mi stanco mai, devo dire che se ne sentono sempre cose nuove. Abbiamo lasciato lì, credo, qualche spunto, anzi più di uno, che viene sostanzialmente da un percorso di vita che avete fatto e che state facendo. Ripeto, mi piace sottolineare un po' i vostri consigli, no? Tommaso che dice vado a cena con l'amico e l'ascolto, penso a quello che mi dice, no, provo a realizzarlo e medesimarmi. Poi gli altri che dicono appunto informatevi, cercate di capire che le cose non sono così lontane o impossibili come possono sembrare, ma che ci sono strumenti e anche questo grande ostacolo, no, che sembra l'indipendenza economica, poi alla fine è vero, non è che sia facile superarlo, ci mancherebbe altro, in certe situazioni è un grosso problema, però ci sono opportunità. Se
insomma, no? Ci sono facilitazioni. Riccardo sottolineava molto il problema appunto delle pari opportunità, intese in senso ampio, no? Di dare a tutti delle opportunità. Forse in parte queste ci sono, se guardiamo appunto la dimensione europea. Quindi ecco, tutti questi messaggi sono passati. Io vi saluterei tutti quanti, vi auguro una buona serata, spero che ci rivediamo, perché con Michele abbiamo intenzione un po' in maniera testarda di continuare su questo percorso, di far parlare i ragazzi, perché insomma nel nostro piccolo pensiamo che farli parlare in Italia, dove parlano poco e vengono ascoltati poco, sia un valore aggiunto, e su questo valore ci crediamo moltissimo, perché è inutile parlare delle persone, bisogna far parlare le persone. Ok, buona serata a tutti allora. Michele, andiamo con il secondo gruppo. Arrivederci, grazie. Ciao. Vi ringrazio. Volevo chiedere una cosa velocissimamente al professor Boldrin. Ho un amico che mi ha detto che il professore è stato ospite all'Università di Varsavia, è vero? Sì. Come bella esperienza? Sì, sì, no. Sì, sono stato 15 giorni, cos'era? Mi ricordo più se era il 18 o il 19. 19, novembre 19. Cioè, ci sono andato anche altre volte, ma quella volta sono stato lì 15 giorni, ho insegnato un po' un corso di corsa. Sì, sì, no, le cose che dici tu valgono. Oddio, la Polonia, adesso non ci mettiamo a parlare della Polonia. La Polonia è un paese bicefalo, molto bicefalo. Vediamo chi vince. La storia va a favore di Varsavia e Cracovia. Però anche lì, in quella piazza dove ero all'hotel, al Sofitel, ogni mattina vedevo certi segni. Comunque, che è un altro discorso. Volevo dirvi una cosa invece, grazie anche dal parte di chi ci ascolta, perché a parte qualche i soliti cretinotti che vengono a fare commenti del piffero, la cosa, Gerardo, devi proprio chiudere il tuo microfono quando parlano gli altri, perché hai un background. Ah, scusa, sì, scusa. La reazione di molti è orca loca, mi piace, orca loca, voglio... voglio arrivare anch'io, eccetera, eccetera. Questa cosa mi fa entusiasmo e così via. Quindi direi che forse sì, bisognerebbe aprire una sezione, se qualcuno vuole prendersela, visto che ormai sono centinaia di migliaia i giovani italiani all'estero, che racconti come funziona. Grazie. Scusa. Grazie a voi. Ciao. Buona serata e buon proseguimento. Ciao. Grazie. Eccoli qua. Buonasera. Ora, abbiamo in realtà dei sostituti, nel senso che uno delle persone che era nella lista poi in realtà doveva lavorare. Allora ha detto, però vieni Ismaele, che ha un'esperienza simile alla mia. Quindi è un potente, c'è anche il sostituto da mandare, insomma, questo doveva lavorare. Luigi invece no, era previsto. Beatrice non era prevista, però benvenuta. Sì, no, Beatrice era prevista. Come non era prevista? No, sì. Ah sì, boh, allora ho fatto casino io, scusate. Sì, no, sì. Scusami. Prevestissima, Beatrice. Bene. Bene, intanto benvenute tutte e tre. Luigi, ci siamo già salutati prima della diretta. Ci siamo intrattenuti sulla fisionomica. Allora, oggi, quando abbiamo discusso con Michele su come comporre i gruppi, è chiaro che siamo andati molto a spanne, nel senso che non è che ci sia necessariamente un'omogeneità, ma abbiamo cercato di capire sullo stile delle mail che avete scritto quale poteva essere l'impostazione delle cose che avete da dire. E allora abbiamo raggruppato queste persone, no, nella parte problemi e soluzioni, perché ciascuno di voi ha fatto un ragionamento, insomma, ha promosso dei principi, ha sottolineato dei valori in qualche modo, no? O ha fatto comunque un'analisi della questione della scelta, della libertà, del condizionamento. Non so se avete sentito i ragazzi che vi hanno preceduto, che hanno parlato molto della loro esperienza, ma attraverso di questa però sono entrati già nel merito di queste cose. Per cui io farei come abbiamo fatto con loro, vi farei fare un giro, prendetevi pure qualche minuto, 5-6 minuti, e poi ne parliamo insieme tutti quanti, insomma.
Comincerai da Luigi perché è arrivato per primo e quindi facciamolo parlare. Lui ha scritto una mail, devo dire, lunga e complicata, e ti confesso, Luigi, che non l'ho letta tutta, e quindi puoi liberamente ripetere alcune cose che hai scritto. Perfetto, buonasera innanzitutto. No, allora, io quella stessa domanda del gruppo di prima ho risposto a un approccio un pochettino differente, diciamo così. Diciamo che mi sono concentrato meno sulla questione empirica strettamente personale e più su una visione concettuale di quella domanda, partendo un po' da una prospettiva più ampia. Non so fino a che punto ha letto la mail, che ammetto di non aver neanche riletto, perché è stata molto, una cosa molto, cioè, diciamo, come se avessi, tra virgolette, un termine, ho brutto, vomitato quella serie di concetti in maniera anche un po' emotiva. Sì, coraggioso, pensa. Adesso, dai, tranquillo, Luigi. Non ho capito se... No, vedo che ti stai emozionando anche adesso, quindi tranquillo, se vuoi ti porto un tè. No, posso servire un tè, c'ho qui tè per tutti. No, e dunque, insomma, la mia domanda era se possiamo definirci, l'emotività è legata anche un po' al valore di questa domanda, che per l'appunto è se possiamo definirci davvero liberi per una serie di questioni relative alla concezione che possiamo avere del, appunto, del termine, del significato che possiamo dargli in relazione a dei concetti che possiamo porre come base logica a un discorso che possiamo costruire. Cosa intendo con questo? In pratica la mia domanda nasce dall'osservazione di un fatto per il quale diciamo noi siamo dei condannati a un'esistenza per cui non abbiamo possibilità di scegliere delle condizioni iniziali. Appunto entriamo in contrasto fra dei vincoli esterni che possono essere dati dalla nostra condizione biologica o insieme di fattori ambientali e dei principi che abbiamo sviluppato e che tendiamo a rispettare. Ad esempio, appunto, questi vincoli possono entrare spesso in contrasto con il principio di autoconservazione che tendiamo naturalmente a perseguire, in assenza del quale tenderemmo sostanzialmente a far soccombere la nostra esistenza. Quindi mi concentro appunto sulla questione di rispettare questo principio e il contrasto che ne deriva con questi vincoli. Per questo, da questo contesto deriva una sorta di predeterminismo che ci vincola. In particolare definisco il fatto che non ho una visione deterministica nel senso di destino prescritto, ma riconosco una serie di fattori esterni non controllabili e determinanti, diciamo. Poi continuando il mio... non sento. Ti volevo chiedere, mi va benissimo l'introduzione, ma mi stavo chiedendo, nella tua esperienza, in te Luigi, eccetera, questi fattori così determinanti e le precondizioni che non hai scelto, quali sono? A cosa pensi quando dici questo? Allora, appunto, c'è questi vincoli, identifico in quelli strettamente... biologici, che sono all'oscuro della mia conoscenza, ma comunque in qualche modo mi identificano, ciò che mi rende me stesso, nel senso che io sono me stesso e difficilmente credo di non poter non esserlo, e una serie di fattori, un pensiero alquanto severiniano.
Questa variante della filosofia teoretica. Non conosco il pensiero di Severino, se non per qualche live che l'ho sentito pronunciare proprio da lei, anche in senso critico. Quindi no, spero di... Non è mai critico di Severino, comico, ma non critico. No, appunto. Quindi... Serio, Severino è una roba comica. Attento, Luigi, proviamo il buon Gerardo, stava cercando di dirti, proviamo a scendere per terra, te lo traduco in un linguaggio più boldriniano, quindi diretto, non severiniano, proviamo a scendere per terra, tu dici vabbè siamo determinati, anch'io volevo fare Michael Jordan, poi ho scoperto che di Jordan avevamo in comune il nome, basta. Ecco, va bene, e allora nel caso tuo, lui che appunto è un uomo che ascolta e fa lo psichiatra di casi individuali, qual è il fattore che ti sembra che ti limiti, perché che noi siamo ciò che siamo, direi appunto che anche indipendentemente da Severino sembra essere un fatto acquisito, però concretamente che sono i capelli ricci che ti sentono, che potrebbe essere un esempio, ma per esempio la tendenza emotiva naturale che posso avere per certe circostanze, certe il modo naturale di approcciarsi a un determinato evento, che appunto può essere influenzato da o una dei vincoli interni naturali che mi appartengono, o banalmente al contesto ambientale che mi ha influenzato nel percorso evolutivo della mia persona, che può essere ad esempio, il professore Favaretto lo saprà sicuramente meglio di me, un trauma o un qualcosa di simile che può farmi avere una risposta specifica in determinato contesto con un'influenza e con una determinazione molto simile a una particolarità naturale che io ho già di mio. Quindi in questo senso quasi nella vita di tutti i giorni mi riscontro a evidenziare il fatto che sono me stesso, non posso non esserlo appunto, e sono un po' vincolato a questa determinazione, anche se nello specifico posso... Scusami Luigi, si interrompo, ma per capire meglio, perché altrimenti davvero rischiamo di essere un po' astratti. Possiamo anche essere d'accordo, alcune cose che dici sono molto generali, ma quello che mi piaceva la tua mail, che insomma provocatoriamente ti ho detto che l'ho letta su un parte, invece l'ho letta, te lo confesso, mi piaceva dopo scendo più nel particolare, esatto, mi lasciava aperto questa parte introspettiva, perché poi ero curioso di sapere, no, in pratica, rispetto a questa cosa che stai dicendo, cioè la possibilità di fare scelte, il fatto che queste scelte te le ritrovi già predeterminate dalle condizioni dell'esistenza, della tua esistenza, che solo tua, non è l'esistenza di altri, ovviamente, allora riuscire a capire, beh, allora quindi a te cosa è successo? Cioè, ci sono stati dei condizionamenti, perché forse è di questo che volevi parlare, cioè ciò che limita, o che ha limitato, o che può limitare le scelte delle persone, no? Abbiamo appena sentito quattro persone positive, ottimiste, che sono andate, hanno spaccato mezzo mondo, sono andate in giro, fanno le cose fantastiche, eccetera, eccetera. Ecco, tu sei d'accordo con loro? Posso intromettermi, dare un suggerimento? Così Luigi si rilassa. Sentiamo cosa da raccontare Beatrice e poi Ismaele. Va bene, dai, facciamo così. Va bene, fa circolare un po' l'aria, apriamo la stanza, insomma. No, migliora anche la connessione di Luigi, magari, che purtroppo è un po' ballerina. Vai Beatrice. Però devi avere il microfono del tuo computer staccato, Beatrice. Sei aperta, però evidentemente devi controllare sotto dove, dato se Ismaele c'è lassù, facciamo andare lui. Se controlli sotto dove c'è Cam Mic, ti dice quale microfono del computer hai in funzione in questo momento? Io non so, mi sentite? Sì, Ismaele, ti sentiamo per recuperare tempo, perché abbiamo anche un po' di tempo finché Beatrice controlla. Certo. Sì, intanto io ringrazio per avermi accettato a parlare in mezzo a voi. Io sono un sostituto dell'ultimo minuto, vengo a parlare per Marco, che è un mio amico di lunga data.
La mia esperienza, se volete, è più simile a quelle dei ragazzi che erano nel gruppo precedente, perché io sono un po' un imbucato qua in mezzo a Luigi e a Beatrice, perché io ho studiato, io ho iniziato a lavorare dopo il diploma, ho lavorato un paio di anni, poi ho scelto di ricominciare a studiare, cambiando totalmente ambito, e mi sono laureato l'altro giorno, tra l'altro, il martedì, mi sono trasferito all'estero per lavorare. Ho trovato possibilità di lavoro all'estero cercando di stare in Italia. Purtroppo tutte le mie application o domande di lavoro non sono state accolte in Italia. Ho trovato una buona possibilità in Ungheria, a Budapest, per una multinazionale americana. E sono qui in mezzo a voi. Sì, ti hanno scoperto su LinkedIn. Ah sì, perfetto. Male dal messaggio rapido che ci ha mandato. Sì, sono, vabbè, ho studiato a Torino, ho fatto studi magistrali e comunque sono qui per parlare, per portare, diciamo, il punto di vista di Marco, che poi, se volete, anche il punto di vista mio. Io arriviamo tutti e due da un paesino che sta nella provincia di Cuneo, quindi nella provincia della provincia. E da noi andare a studiare comunque è un salto, perché sia io che Marco comunque arriviamo da famiglie che non hanno laureati in casa e sono famiglie di operai. Mia madre, come i miei genitori, come i genitori di Marco, sono entrambi operai. E mio padre è coltivatore diretto, quindi ancora, se volete, più terra a terra. E comunque i nostri percorsi sono un po' invertiti, se volete. Marco ha iniziato a studiare dopo il diploma e ha smesso di studiare per andare a lavorare. Io ho lavorato subito dopo il diploma perché non volevo assolutamente studiare, poi invece ci ho ripensato perché mi sono reso conto che prospettive lavorative, prospettive di carriera non erano quelle che mi sarei aspettato e quelle che avrei voluto raggiungere nella vita, quindi ho invertito il processo. Però i fattori che ci hanno spinto a queste scelte comunque sono abbastanza simili, cioè dal nostro paese comunque, da dove arriviamo noi comunque, l'ambiente, diciamo così, c'è sempre comunque, è sempre visto con un certo sospetto andare a studiare, perché c'è ancora questa mentalità, se volete, di dire stai andando a studiare perché vuoi farti mantenere ancora dei genitori per qualche anno per non andare a lavorare, quindi tutto lo studio rimane sempre in funzione di poi trovare un lavoro. E in tanti casi, magari per tipi di lauree che non sono propriamente indirizzate verso carriere ben specifiche, tipo scienze della comunicazione, letteratura, piuttosto che filosofia, non lo so, sono esempi. Nel nostro, diciamo così, circolo, nel nostro rete di contatti, sembrava, di fatto lo è, che alla fine portassero poco in termini di prospettive lavorative, prospettive di carriera, e quindi, non lo so, forse una cosa che sarebbe interessante approfondire per i ragazzi italiani è proprio il discorso perché studiare, la cosa che secondo me manca tanto ai ragazzi della mia età, io ne ho 26, ma anche più giovane di me, è proprio il motivo, la motivazione di andare a studiare. Io lo vedo, cioè, comunque ho dei parenti che sono comunque, che sono ragazzini, che stanno finendo le superiori, che sono a metà delle superiori, e sto provando in tutti i modi a farli andare a studiare all'università, però a tutti i costi loro no, perché è una perdita di tempo, perché tanto cosa vado a fare all'università, finisco, perdo solo tempo, non è il mio, le stesse cose le potrei fare benissimo col diploma. Quindi secondo me è interessante, sarebbe interessante chiedersi perché c'è ancora questo, non lo so, questo non so. Poi io magari chiederei a lui questa resistenza. Perché ce l'ho avuta anch'io, perché per ritornare a studiare è stato un... Vai. No, per me tornare a studiare è stato un bel colpo. Era una domanda, nel senso che queste preoccupazioni su andare a studiare, non andare a lavorare, eccetera, eccetera, sembrano un po' di qualche generazione fa, o mi sbaglio? Assolutamente. Assolutamente, ma da dove arriviamo noi sono attualissime, purtroppo.
Vuoi perché comunque, almeno parlo per me, non è il contesto, diciamo così, di capacità di spesa della famiglia non sono elevatissime, quindi c'è sempre la preoccupazione di dire, allora, nel mio caso in particolare, io poi ho avuto la fortuna di trovare un lavoro part-time durante la triennale, durante la magistrale, quindi mi sono potuto mantenere durante gli studi relativamente. Però per tanti ragazzi come me c'è sempre il problema di non pesare sulla famiglia e essere comunque anche indipendenti, perché io non ero interessato dall'indipendenza economica, non mi interessava alla fine avere i soldi per comprarmi la cosa, il vestito carino, uscire a cena, no, mi interessava non pesare, non gravare sulla famiglia. E secondo me questo è ancora, non lo so, tanti ragazzi ce l'hanno, questo lo subiscono questo aspetto, perché comunque ci sono delle persone che non hanno la capacità economica di mantenere comunque una persona a studiare 5 anni, e non lo so, senza vedere una possibilità futura, non so, io quando ho iniziato a studiare comunque ero relativamente certo di una volta finito mi trovo un lavoro che mi potrà ripagare del tempo impiegato per formarmi e fare quel lavoro. Tanti ragazzi, non so se perché non... Scusami per aggiungere il concetto. Ci mancherebbe. Credo che sia Gerardo che io veniamo da un'esperienza molto simile. La cosa sorprendente è che 50 anni dopo sia ancora lì. E Beatrice, sei riuscita a risolvere il problema audio? Vediamo se ti si sente. Sì, sta arrivando suoni da te. Parla, no? Sì, perfetto. Vai. Uso l'audio del computer, avevo le cuffie ma non funzionavano bene. Ok, allora scusate. Comunque, allora io sono Beatrice, sono nata a Verona, ma vivo a Milano e studio all'Università di Bicocca Scienze e Tecnologie per l'Ambiente. Io però ho scritto una mail a Gerardo, non tanto sulle mie esperienze di studio e di lavoro, bensì tramite l'esperienza che ho nel mondo degli scout, perché quando ho letto dal profilo di Michele prendere delle scelte sia davvero liberi, io mi sono concentrata sulla parte, ma cosa vuol dire prendere le scelte? Ecco, diciamo che la mia anima scout è stata particolarmente stimolata, perché nel nostro mondo insomma, l'educazione scout ha l'obiettivo di creare il buon cittadino del domani, e cioè un adulto in grado di prendere le proprie scelte. Quindi diciamo che questo è stato un pochino il mio fulcro della mia mail, dove ho praticamente specificato un pochino che secondo me, secondo la mia esperienza all'interno del movimento scout, grazie anche ovviamente alla mia famiglia, prendere scelte è un atto di coraggio che passa attraverso tre grandi momenti, che sono la scoperta, la competenza e la responsabilità. Quindi mi apro al mondo, quindi c'è una questione di affacciarsi al mondo, ma a qualsiasi età, voglio dire, anche da bambini, da adolescenti e poi da adulti, la competenza, quindi nel momento in cui scopro inizio a fare esperienza, e questa è la parte importante, e nei momenti in cui io mi chiedo ma perché lo sto facendo, ecco, questo è il salto, la maturazione, ecco che divento responsabile. E quindi questo processo in realtà possiamo viverla come una spirale ascendente, questa di un ciclo di appunto scoperta, competenza e responsabilità che porta alla maturazione dell'individuo, a colui che sa prendere le proprie scelte, a crearsi il proprio bagaglio esperienziale, ma soprattutto intellettuale, che è lì, per quanto mi riguarda, la vera chiave della libertà. E cioè vuol dire, nel momento in cui io, nel corso della mia vita, riesco a crearmi un bagaglio esperienziale, ma che poi fa lo switch e dice ma perché lo faccio, ecco che cambio la mia mentalità, ecco che faccio un passo avanti e sono in grado di costruire il mio futuro. Perché solo nei momenti in cui capisco cosa vuol dire essere responsabile sono libero. La libertà, per quanto mi riguarda, non esiste se non sono responsabile, se non capisco chi sono, e solo attraverso l'esperienza delle questioni di quello che vivo, solo così posso capire cosa mi piace, cosa non mi piace, quali sono le mie qualità, quali sono i miei difetti da migliorare ogni giorno. Ed ecco che, ascoltando le esperienze dei ragazzi di prima, noto come tutti, per esempio, hanno avuto una fase di scoperta del mondo e si hanno fatto, appunto, hanno vissuto e poi hanno fatto le loro scelte.
Ecco, quindi che io mi trovo un po', mi dispiace non aver ascoltato Ismaele perché avevo questo problema col computer, però ascoltando Luigi io mi trovo esattamente dalla parte opposta. Cioè io non credo che il nostro futuro sia scritto. Il nostro futuro è tutto da costruire, ma dipende tantissimo da noi e da quello che viviamo. Ecco, quindi diciamo che nei momenti in cui c'è la testa, la responsabilità e il coraggio, che si riescono a costruire le proprie scelte. E per quanto mi riguarda, da una ragazza che ha 28 anni, non è ancora riuscita a laurearsi per tutto un trascorso personale difficile alle spalle, io mi sento libera di fare, di prendere le mie scelte, di costruire il mio futuro, perché oggi ascolto Liberi Oltre, così facciamo un po' di marchetta, diciamo, oggi ho capito che cosa è importante per me per crescere, cosa è importante per la società, perché non sono un'isola da solo, sono un cittadino nel mondo. Fare politica vuol dire lavorare per la gente che c'è intorno a me. Ecco, insomma, questo era un po' tutto quello che mi è... Ecco, secondo me essere liberi vuol dire avere una qualità di discernimento, un metodo di discernimento per fare le proprie scelte. Ecco, io sono dell'idea, smettiamola di pensare che ci siano i boomer cattivi che comandano la politica, ma iniziamo a farla, che non vuol dire stare in Parlamento, vuol dire nella vita di tutti i giorni cercare di migliorarsi e cercare di rendere il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Ecco, questo è un po'... è molto pratico in realtà il mio discorso, è veramente poco filosofico, perché il mondo degli scout è tutto sporcarsi le mani. Però poi buttiamoci un pensiero, che allora è lì che si cresce in maniera diversa. Accidenti, accidenti, c'è qualcuno che ha perso la connessione. Luigi, mi sembra che gli sia saltata la connessione, se non ho capito male. Mi spiace perché ero molto molto curioso di sapere un suo commento al discorso di Beatrice, perché ecco, mi pare che stia rientrando, ecco. Ci sei, Luigi? Sì, no, ho avuto dei minuti dove non mi andava bene internet. Ma hai sentito il discorso di Beatrice? Diciamo che non benissimo. Ho capito. Faccio io la sintesi. Tu ti senti tutto condizionato, lei si sente tutta libera. Ok, rispondo. Adesso ditemi che no, è da parte, ma come sintesi mi sembra accettabile. Sì, allora diciamo che all'inizio l'avevo ascoltato, più o meno è un'ottima sintesi. Per rispondere, ma io non vivo in maniera pessimistica questa condizione di determinismo. Più che altro la interpreto come un fattore inalienabile che appunto esiste, ci determina, ma comunque abbiamo la possibilità di muoverci all'interno di non sentieri prescritti, non ho intenzione di dire questo, ma comunque la vastità della la densità di questi percorsi, che si traduce in una moltitudine di possibilità, ci consente comunque di avere dei gradi di libertà che sul piano, diciamo, reale, pratico della nostra esistenza, poi appunto riescono a farci definire un concetto di libertà. Dico dentro comunque una scelta. Il discorso che facevo prima riguardava più che altro le condizioni iniziali che sulle quali non abbiamo alcuna possibilità di scelta, e il mondo che ci circonda, che inevitabilmente ci determina. Ad esempio può essere la pandemia o macroscopico o comunque qualsiasi altro fattore che appunto ci condiziona. Per questo, anche andando oltre accettando questa determinazione iniziale, possiamo muoverci nel nostro spazio di libertà e cercare di, appunto, io nella mail sintetizzo questo concetto dicendo, per quello che ricordo,
dicendo appunto che possiamo cercare per nostra scelta di eludere la moltitudine, la stragrande maggioranza di tutti quegli eventi che possiamo definire come banali, che con banali intendo ciò che per un qualsiasi motivo siamo portati a voler escludere, diciamo, in questo senso. No, posso dirvi una cosa a tutti e due, tra l'altro? Siete, sembrate due politicanti o due filosofi. No, no, ma non riuscite a dire una roba concreta? No, no, sì, per l'appunto. È proprio così difficile. È proprio così difficile, no, davvero insisto, è proprio così difficile. No. Un approccio diverso a quello di Gerardo, che c'è un approccio più interattivo. Ma una roba di, uno ha fatto una battuta e dice, vabbè, deve essere il maglione rosa, un altro ha fatto un'altra battuta e ha detto, vabbè, è l'effetto del comizio degli scout. Ma una roba concreta. No, no, ma sì, infatti io più che altro ho fatto questo cappello perché, diciamo, la mia email riguardava un attimo temi differenti da quelli che mi precedevano e dal contesto che si era creato. Per l'appunto non era una mia questione esperienziale, non era in quello la mia risposta, ma era la mia risposta riguardava una considerazione che appunto aveva questa premessa e poi si concentrava su altri vincoli che riguardano appunto quel grado di libertà che siamo costruiti e la relazione che noi abbiamo rispetto alla società in cui viviamo, che riguarda la seconda parte appunto della mail che aveva un aspetto più concreto e più pratico, perché anche accettando questo determinismo volendo avere un approccio appunto empirico alla nostra vita concreto, ci troviamo comunque condizionati da una serie di fattori esterni che sono determinati dalle condizioni nella quale la nostra società ha deciso di esistere, nella quale ha preso la sua forma, che possono essere appunto determinati. Scusami, dopo ti ridò la parola, stai dicendo stronzate. Le società non decidono di esistere. Non ho mai visto una società decidere. La società è una collezione di miliardi di persone, al più le persone decidono. La società non decide, non esiste nemmeno decidere. No, no, appunto, no, no, no. Le persone nel collettivo... fare nella vita qualche volta, invece di girare intorno al palo. Continui a ripetere che si vive condizionati, sì, bravo tutti. Nel senso che nasciamo, dopodiché si è quello che si è e si fanno le scelte. Il concetto è che si viva condizionati perché si è ciò che si è, e si nasce nel 1934, 49, 56, 55, 82. Insomma, è abbastanza, come dire, banale. Da lì, poi, riusciamo ad andare avanti. Davvero. Scusa un attimo, proviamo un po' a trovare un punto di partenza condiviso su cui forse tutti e tre potete dire qualcosa. Allora, Beatrice ha molto sottolineato il concetto di responsabilità, che non è un concetto chiaro. Già dato, no? Scontato, no? Uno dice la presa d'atto responsabile della propria posizione. Ero curioso di capire che cosa significa, che senso ha dato, che cos'è la responsabilità, ma nel senso proprio cercavo di definirla, perché forse questo è anche un po' un punto di legame nei diversi interventi, perché insomma sì, la determinazione. Però appunto è poi il protagonismo della persona in che cosa si manifesta, qual è appunto il principio della responsabilità, ecco, come lo potremmo spiegare meglio? Parlo a livello veramente puramente personale, non voglio dare... Ma diamo sempre a livello personale, Beatrice. No, ok, non voglio dare grandi definizioni generali. Allora, per quanto mi riguarda, la responsabilità è fondamentalmente una... sembra un discorso molto aleatorio, però davvero veramente molto pratico. Nel momento in cui io ho veramente compreso che cosa mi sta accadendo, allora io ci metto la faccia, cioè vuol dire faccio una scelta, ne sono responsabile, vuol dire che ho attuato una serie di processi, cioè ho fatto un'analisi fondamentalmente di quello che potrebbe essere il futuro, i vari scenari. Ho fatto un bilancio costi benefici che posso avere, e nel momento in cui faccio la scelta ci metto la faccia, cioè vuol dire
decido di fare l'università invece che di andare a lavorare contro il parere della famiglia, per dire, ok, vuol dire che se io so perché, ed ecco l'atto responsabile, perché io se so perché sto andando a fare le cose, ci ho ragionato, ci ho fatto esperienza, eccetera, allora troverò il come. Se non mi sostengono economicamente, andrò a lavorare per fare l'università. Oppure il contrario, vogliono che studi ma io lavoro, allora dimostrerò che io do tutto sul lavoro. Diciamo, è proprio una dimostrazione a se stessi della capacità di ragionamento per arrivare a fare la propria scelta. Questa per me è la responsabilità, oltre a tutto un processo informativo, cioè cercare di assimilare, studiare, ascoltare per arricchire il mio bagaglio, diciamo, per, con cui creare il mio processo di discernimento. Tu, Isbaide, che ne pensi di questa idea della responsabilità di Beatrice? No, ma io sono sostanzialmente d'accordo, non è che posso aggiungere più di tanto. Il discorso di Luigi non è che l'ho capito molto bene, più che altro perché non lo so, magari sono limiti miei, non riuscivo a proprio stare tanto dietro i vincoli, la società. Poi secondo me si è anche un po' contraddetto, perché siamo liberi, però siamo vincolati dell'ambiente. Sì, mi spiace, no, scusami, mi spiace perché l'abbiamo perso Luigi, e questo mi dispiace. Anche a me. È come se ci mancasse rispetto a Luigi il fatto che lui poi ci dicesse la sua esperienza, che cosa poi queste cose vengono. Nella sua esperienza, forse, concretamente, in che modo si sente? Se ci sente. Se magari, caduta la rete di nuovo. Se ci sente, ci piacerebbe che ci spiegasse questo, perché secondo me c'era un pensiero, insomma. Certo, assolutamente, però anche lì non lo so. Forse, ripeto, sono limiti miei, però siamo limitati, sì, ok, ci sono sicuramente dei vincoli, ma si va tranquillamente oltre i vincoli che una certa situazione ti mette davanti. C'è il Covid, nel momento in cui sono rientrato dall'Erasmus e dovevo scrivere la tesi e stavo cercando lavoro, non riuscivo a trovare nessun lavoro che fosse soddisfacente, ho seguito dei corsi online e ho imparato a programmare su un linguaggio che prima non sapevo, e mi serve adesso lavoro. Quindi voglio dire, ci sono dei vincoli, si va oltre i vincoli se uno è convinto di quello che sta facendo, perché appunto è responsabile verso se stesso. Anche prima Beatrice parlava di responsabilità verso la società, verso il vivere insieme. Fino a un certo punto io le scelte che ho fatto le ho fatte per me, non le ho fatte per la società, le ho fatte per me, per il mio padre, mia madre, per quello che pensavo fosse giusto fare nella mia vita. E così penso anche Marco, che sono qua a sostituire. Le scelte che ha fatto le ha fatte per quello che vedeva lui e per le prospettive che vedeva per la sua vita, che quindi che l'hanno comunque condizionato, sì, certo. Poi uno le affronta in base a quello che si sente di fare. Io mi sono sentito di ricominciare a studiare mia matematica, che ero un asino, più o meno ho imparato qualcosina, sono andato oltre i miei limiti e adesso sono qui. Se avessi pensato in quel momento, avessi pensato che la scelta migliore era cambiare lavoro, avrei cambiato lavoro. I vincoli ci sono sicuramente di tipo informativo, secondo la mia esperienza personale, perché comunque la scelta di ricominciare a studiare l'ho maturata proprio perché ho lavorato subito dopo il diploma. Quindi mi sono reso conto che quel mondo in cui stavo, quell'ambiente lavorativo in cui stavo non mi piaceva, non mi dava, era sproporzionato alle responsabilità che avevo con i soldi che mi pagavano, detto proprio all'osso. E quindi ho deciso che no, non era il caso e ho cambiato strada, però non lo so. Se Michele è d'accordo, Andrea, sto guardando un po' i tempi, giusto? Stiamo andando lunghi, sì, io farei così. Sì. Ti do la parola subito. Sì. Io faccio entrare gli altri, perché secondo me possiamo anche continuare, poi chi si sente di aver concluso, insomma, Gerardo. Tanto facciamo entrare Massimo. Vai, prego, andate. Sì, no, io volevo solo fare, ripeto, mi spiace che Luigi non sia riuscito a riconnettersi. Ciao Massimo. Vi volevo chiedere, secondo voi quindi esiste, come dire, un'indicazione, una strategia, un modo per fare delle buone scelte? Perché entrambe mi siete sembrati abbastanza sicuri di questa cosa. Io lo sono un po' meno, nel senso che esistono delle formule, dei consigli che si possono dare, quindi...
Allora, per me non esistono le buone scelte assolute, esistono le buone scelte per noi stessi. Una cosa che forse non sono riuscita a passare prima è che tutti questi nostri processi sono puramente personali, nel senso che non sono generali. Ognuno di noi ha il proprio processo di maturazione, ognuno di noi fa le proprie scelte. Ovviamente Ismaele ha detto: io ho scelto il lavoro non per gli altri, per la società, l'ho scelto per me stesso. E ecco, cioè, va benissimo questa cosa qua, anzi non c'è nessun problema, non è che tutti dobbiamo scegliere di fare qualcosa per aiutare il mondo, voglio dire, ci mancherebbe altro, anzi è anche un atto stupido, possiamo dire la verità, però ecco, il mio concetto era più, cioè comunque tenere conto che viviamo in un mondo con gente, non concepiamoci semplicemente come dei treni che vanno da soli, ecco, ma semplicemente per avere un'analisi più completa del mondo intorno a noi, ecco. Quindi io credo che non è che esistono buone scelte, esistono le nostre scelte. La cosa, secondo me, è un pochino la soluzione per arrivare a sentirci più liberi, è coltiviamoci nell'informazione, nello studio e nelle esperienze. È più l'iter per arrivare a fare la scelta, che è la cosa più importante che la scelta in sé. Quindi, insomma, io da educatrice capo scout lavoriamo tantissimo con i genitori affinché coltivino il proprio ragazzo senza spingerlo a fare qualcosa che noi consideriamo giusto per lui, ma di coltivare quelle che sono le qualità del ragazzo in sé e basta, senza tirare fuori da lui quello che ha e che può dare e basta. E io con ciò ho finito, così posso lasciare il posto. Grazie mille. Beh, io invece, se posso ancora aggiungere una cosa, io proprio non, poi velocissimo, io invece proprio sono all'opposto, cioè non mi ritrovo, perché per esperienza personale, se mio padre mi avesse obbligato tra virgolette a fare lo scientifico e non fare l'istituto tecnico per geometri che ho fatto, sicuramente avrei non perso, perché non li ho persi alla fine, perché comunque ho lavorato e ho fatto esperienze che mi hanno portato qui. Però avrei sicuramente fatto un altro percorso di studio, avrei fatto altre amicizie, sarei venuto a contatto con altri tipi di persone e magari non sarei qui, sarei da un'altra parte, magari migliore, magari peggiore. Quindi non lo so, le scelte buone esistono? Secondo me sì, secondo me esistono scelte buone, perché comunque un esempio di scelte buone, parlo sempre per me, quindi... Esistono scelte buone in assoluto, è un po' generale da dire, ma esistono scelte buone per se stessi. Cioè, io mi sento di aver fatto la scelta giusta, e l'ho maturata, ma se fossi stato spinto nel momento in cui avessi dovuto compiere delle scelte prima ancora, avrei maturato in un altro modo. Quindi tutte le scelte che facciamo sì, maturano in base a certi stimoli che riceviamo, sì, è importante il come ci arriviamo, ma è importante poi arrivare ad avere qualcosa tra le mani, per dire, non lo so, io quando ho iniziato a studiare era perché, era più che altro anche per paura di dire, arrivo poi a 40 anni e con rimpianto di dire, se a 22 anni invece di cambiare lavoro avessi iniziato a studiare, chissà poi, se ci fosse stato qualcuno, come c'è stato poi alla fine, perché comunque alcuni amici mi hanno spinto a studiare perché, per tanti motivi, perché comunque se comunque degli amici che sono andati all'università te lo dicono, sei intelligente, ce la puoi fare, guarda che una volta finita l'università comunque hai molte più opportunità, non so, sarebbe stato diverso, ecco. E spero di essere stato chiaro, mi rendo conto che mi sono un po' incartato. Va bene, non dobbiamo risolvere i problemi del mondo questa sera, insomma, sono più... No, mi mancherebbe altro, faccio fatica a risolvere i miei. Avevo fregato... Prima mi convoca dicendo, vabbè, facciamo sta roba che risolviamo i problemi del mondo, dopo così, a tre quarti della serata mi... Allora, niente, intanto benvenuti a Massimo e Dia, Beatrice se vuoi stare... Aspetta, se loro... Beh, se volete stare, perché tanto non c'è insomma, fate quello che volete. Ah, è tornato Luigi. C'è posto per tutti comunque. Ciao. Quindi fate come volete. Io saluto. Perdonate. Ciao, buonasera. Ciao. Grazie mille. Buonasera. Ciao, io mi scollego il video, lascio il video agli altri ragazzi che sono sicuramente più interessanti. Vi saluto. Grazie per l'ospitalità. Ciao, buonasera. Ciao Ismaele. Ciao. Bentornato Luigi, bentornato. Non ci lasciare, resta con noi. Grazie. No, è che
quasi sul più bello è caduta la connessione. Allora, no, ti cooptiamo d'ufficio nel terzo gruppo, perché secondo me poi tu anche qui hai delle cose da dire. Allora, questa è, diciamo, la parte finale della serata, forse manca una persona, ma comunque va bene. Quando abbiamo un po' raggruppato le mail che ci sono arrivate, eccetera, abbiamo, come dire, un po' messo la sigla alla storia di Massimo di Elia come appunto narrazioni da raccontare, narrazioni, storie che valgono la pena di essere sentite. Nel senso che loro hanno delle riflessioni da fare su delle esperienze che riguardano loro, che riguardano le loro scelte, quello che è successo, e ce le hanno proposte nella mail, hanno a che fare appunto con le cose di cui discutevamo prima, per cui insomma ci sembra interessante che loro dicano la loro. Io lascerei, come abbiamo fatto, avete visto, con gli altri, fate una vostra riflessione, insomma, raccontate quello che vi sentite di raccontare e che secondo voi è importante che gli altri sentano, e poi ne parliamo, insomma. Ecco. Chi comincia? Elia, che senza microfono, che è già smicrofonato, vedo, quindi vai. Ok, va bene. Buonasera a tutti. La mia esperienza, la mia storia, penso, come ho scritto anche nella mail, che sia... diciamo che sia, diciamo, si presti bene a delle generalizzazioni, in quanto io, a differenza dei ragazzi del primo gruppo, porto una storia che è molto meno positiva in un certo senso. Intendo dire che quando mi si presentò la decisione di scegliere la scuola superiore, posso sicuramente dire di essere stato libero, nel senso che nessuno mi ha imposto una scelta. Però col senno di poi posso dire che probabilmente la libertà era molto limitata, nel senso che io volevo fare un istituto tecnico, non sono mai stato un appassionato di studio. E quello che è successo è stato che le persone attorno a me, sia in famiglia che a scuola, vedevano in me un potenziale. Dicevano, la frase che mi sono sentito dire più spesso è: ha le capacità ma non si applica. E mi sono ritrovato in una situazione in cui mi si diceva che dovevo fare una scelta diversa da quella che avevo in mente, perché sarebbe stata quella giusta, non avrei sprecato il mio potenziale. E quindi ho scelto un liceo linguistico, e apro e chiudo la parentesi, Michele ha assolutamente ragione sul discorso del tedesco, il tedesco viene insegnato malissimo, e non solo nel mio liceo ma dappertutto. Io vengo dalle Marche, giusto per avere un minimo di contesto. Andavo per analogia, nella mail interromperti, anche l'inglese viene insegnato malissimo, anche il francese, anche lo spagnolo. Secondo me anche l'italiano viene insegnato malissimo, però un po' meno. No, riesco particolarmente, lo dico per esperienza mia, però ecco, vabbè, comunque non usciamo da discorso. Ecco. Il punto è, psicologicamente è stata molto difficile, è stato difficile il mio percorso, perché io vedevo che non ero per niente stimolato dal liceo, dallo studio. Io volevo fare l'alberghiero e mi sono ritrovato a fare liceo linguistico e poi all'università. La mia è una storia principalmente di fallimenti, onestamente, però la vivo in maniera positiva, perché dopo anni di disagio, devo dire oggettivamente abbastanza pesante, vedevo che si accumulava nella mia testa, nella mia mente, un carico enorme, di una pressione veramente devastante, e non capivo perché. La decisione l'avevo presa, fare il liceo, poi l'università, e credevo di aver fatto una scelta libera e la scelta giusta. Poi piano piano, man mano che mi avvicinavo alla fine del percorso universitario, ho visto che c'era qualcosa che non andava, e non capivo cosa fosse. Pensavo di essere io quello che non andava, però diciamo che non ho una visione del tipo il mondo,
la cosa giusta da fare e sono io quello sbagliato. Io sono io, e in questo concordo probabilmente con Luigi. Semplicemente a 15 anni, a 14 anni anzi, si dà per scontato che gli adulti sappiano meglio di te qual è la scelta giusta. E non è stato così. Non è stato così. E questo mi ha portato a un forte disagio che mi ha portato su una strada veramente pessima. E, come posso dire... La libertà è un concetto molto strano. Per chi non mi sono mai sentito effettivamente libero, io facevo un percorso che non mi dava soddisfazione, non mi dava niente, però ero lì intrappolato nella mia testa, nella paura di deludere chi mi stava attorno e di dare dispiaceri. E questi dispiaceri alla fine li ho dati comunque, parecchio grossi, ecco. E alla fine ho abbandonato l'università l'ultimo anno di magistrale, e tuttora, ormai è successo un anno fa, tuttora le persone attorno a me, in famiglia e non solo, continuano a premere per il fatto che io dovrei finire l'università, perché sì, è la cosa giusta, poi che lavoro fai, cosa farai nella vita, come ti manterrai, e si manca il punto della questione. Perché anche nel primo gruppo commentano sull'aspetto economico, che sia importante. Io diciamo che ho un approccio un po' pessimistico, non lo so. Però il punto è che se si deve vivere una vita di insoddisfazione, c'è qualcosa che non va, evidentemente. E la mia libertà alla fine me la sono conquistata come affrontando il disappunto degli altri. Io vengo dalla provincia, vengo da una famiglia di persone non hanno fatto l'università, a parte mia sorella, ma ecco, siamo praticamente la stessa generazione, lei ha qualche anno più di me, ma niente di che. E perché credo che la mia storia sia esemplare in un certo senso, da come avete nominato il gruppo. Quando io ho lasciato l'università, ho visto abbastanza persone, questo mi ha un po' turbato, che mi guardavano e mi dicevano: io vorrei fare come te. Io ho visto tante persone che come me hanno intrapreso una strada perché probabilmente sentivano la stessa pressione che ho avuto io addosso, e che si sentivano insoddisfatti. E allora mi chiedo: cosa non va? C'è qualcosa che non va in questo meccanismo? Perché a scuola mi hanno detto di intraprendere una strada che non era la mia, eppure tutti dicevano: ah, troppo riverbero. Ah, non capisco il commento. Ok, va bene, scusate, mi sono distratto. Insomma, voglio concludere perché mi sto dilungando un po' troppo. La scelta è stata libera? Sì, nessuno mi ha imposto nulla. Ma la pressione psicologica, soprattutto in questo paese, l'aspetto psicologico è totalmente ignorato. Si sovraccaricano i giovani con le proprie aspettative, con i propri desideri. Non lo so, anche una questione di frustrazione. Io vedo tanti adulti che pensano, tanti genitori che pensano di poter raggiungere quello che avrebbero voluto, ma cioè far raggiungere ai propri figli quello che avrebbero voluto loro. E questa è una cosa che è dannosa. È dannosa perché si portano persone su. Io cerco di mantenere, cioè, non voglio entrare nei dettagli perché poi magari, se volete, lo farò, perché non credo sia rilevante. Il mio contributo è quello che vorrei dare è: ci sono persone che fanno molta difficoltà, e non per una mancanza di responsabilità, perché semplicemente alcuni sono fatti così, hanno bisogno di spazio, e questo spazio non viene dato. E manca uno stimolo. Non so, forse magari sarò in grado di elaborare meglio, sì, più là.
Grazie Lia, ti fermo adesso un attimo così continuiamo. Avrei molte domande o riflessioni, ma magari le facciamo dopo. Lasciami però dire una cosa, sì. Che è facile venire qui a raccontare, va tutto bene, sono in cima al più grande grattacielo di New York, è molto coraggioso venire qui a dire no, ho avuto molte delusioni, le cose sono andate male, quindi lasciami fare un grande apprezzamento al tuo coraggio e al fatto che ti ho sentito di condividere delle cose che magari non è così semplice condividere. Massimo mi pare, no? Vai. Sì, salve a tutti, sono Massimo di Trieste e avevo in mente di raccontare un paio di storie che mi riguardano e che secondo me si collegano veramente bene con l'esperienza di Elia, anche se entrambe hanno avuto un esito radicalmente diverso. Io sono nato in una famiglia di credenti e io stesso mi professavo cattolico fino all'età di 6-7 anni, ma poi verso gli 8-9 mi sono reso conto di essere ateo. È stato abbastanza precoce, ma ero molto sicuro di questo. Avevo smesso di trovare un senso nell'andare a messa, mi sembrava qualcosa di veramente insensato, non riuscivo a capire. Non avevo fede, veramente non avevo fede. Avrei voluto essere come i miei genitori, avrei voluto essere come tutti i miei amici che al tempo erano credenti, andavano in chiesa, ma semplicemente non mi appartenevo. E questi miei genitori non lo presero bene. Ma in una fase iniziale non causò moltissimi problemi. Poi la comunione si avvicinò. Io sono di una famiglia di medio-alta borghesia, cattolica, e di conseguenza veniva dato per scontato che io avrei fatto la comunione. Era impensabile, altrimenti. E io però ero veramente convinto del mio ateismo. Facevo dibattiti ogni cena praticamente e la tensione scoppiò proprio all'avvicinarsi della comunione. All'inizio ci furono urla e poi arrivarono le botte, purtroppo, soprattutto da parte di mia madre. Non gliene faccio una colpa, purtroppo era cresciuta in un certo ambiente, per lei era inconcepibile. Il fatto che io non potessi credere, ma non ho mollato, sono rimasto fermo nel mio non credere e ho sempre cercato un dibattito, non era una ribellione, semplicemente non mi apparteneva, ho sempre cercato di capire come la vedessero i miei genitori, ma le loro argomentazioni non mi convincevano. Ero molto appassionato di scienza al tempo, di astronomia in particolare, e lì trovavo molte delle risposte alle domande che mi ponevo. Ovviamente a livello basso, insomma, avevo 7-8 anni, però anche a quel livello molto divulgativo avevo trovato le risposte alle domande che al tempo mi ponevo, e non sentivo il bisogno di questa ricerca del metafisico. Dopo le botte sono arrivati i tentativi di corruzione del tipo: se fai la comunione ti regaliamo l'orologio, ti regaliamo le monete antiche, i francobolli, ma non ho ceduto. A un certo punto mi ricordo, in un'accesissima discussione con mia madre, la minacciai e le dissi che se avesse insistito nel farmi fare la comunione avrei accettato, sarei andato davanti al prete, una volta che mi avesse dato l'ostia e gliel'avrei sputata addosso. E ricordo che quello fu proprio l'apice, e credo che da lì si siano veramente resi conto che non c'era verso. I miei nonni ovviamente l'hanno preso un po' male, ma alla fine le cose si sono calmate. E credo che aver mantenuto la mia posizione gli abbia fatto capire che alla fine anche un bambino può avere le sue idee. Che non deve per forza pensarla come i suoi genitori, che è possibile vederla diversamente e che a volte bisogna ascoltare i propri figli, anche se la vedono in maniera diversa da loro. E poi, quando si trattò della scuola superiore, che è la seconda esperienza di cui vorrei parlare, ci furono anche un po' di problemini, perché mia mamma aveva fatto il classico e mio papà aveva fatto lo scientifico tradizionale.
e naturalmente era scontato che io avrei dovuto scegliere una di queste due scuole. Mia sorella aveva fatto il classico, lo stesso di mia mamma, naturalmente, stessa scuola. E le storie che arrivavano a casa erano orribili. Cioè io mi ricordo la sua frustrazione nel studiare ore e ore greco, latino e letteratura italiana, senza passione per quegli argomenti, semplicemente perché non aveva avuto il coraggio di dire di no. E quando arrivò il momento della scelta, scelse di fare un istituto tecnico industriale, di studiare informatica. Quando arrivarono gli open day, vidi un abisso nella qualità della struttura tra l'istituto tecnico e lo scientifico. Il classico non l'avevo nemmeno preso in considerazione, mi sembrava una perdita di tempo folle. I laboratori dell'istituto tecnico erano stupendi, le materie erano interessanti, i professori erano preparati. Tra l'altro questo istituto tecnico è particolare perché, senza entrare nei dettagli, insomma, ha una capacità di spesa notevole rispetto alle altre scuole, quindi organizza molti scambi che poi mi hanno aiutato a migliorare il mio tedesco, che ho imparato da autodidatta. Mi ha dato molte opportunità come scuola, alla fine ho deciso di fare quella. Fu un po' uno shock per i miei genitori, perché non se l'aspettavano. Ho visto un pregiudizio verso la mia scelta incredibile. Mia mamma aveva paura che mi stuprassero nei bagni, per dire, il livello. Ovviamente una stronzata incredibile, no? Però per fortuna, forse anche per l'esperienza della comunione, si sono resi conto che forse conveniva farmi fare la scelta che volevo, perché sennò sarebbe stato un po' un casino, no? Per loro più che per me. Io pensavo di essere un da piccolo. Cosa? Scusi, prof. E io che m'ero convinto che da piccolo ero il più grande rompicoglioni che sia mai esistito. E stasera ha conosciuto me. E posso dire, sono felicissimo della mia scelta. Ora studio economia, tutto altro. Ma quei 5 anni di informatica mi sono piaciuti tantissimo. Ho imparato roba utile. So programmare, ovviamente a un livello non altissimo, ma so programmare, mi ha dato quella forma mentis. Ho fatto quello che mi piaceva in quel momento, ho imparato la matematica decentemente, a differenza dei miei amici, anche quelli che sono andati allo scientifico, io sono uscito che sapevo fare disequazioni differenziali, cosa che a uno scientifico non è affatto comune. E ho veramente la sensazione rara, in questo paese rara, di non aver buttato nel cesso quei 5 anni. Poi ho scelto un altro percorso, un po' è anche colpa sua, professor Boldrin, della mia scelta di fare economia, però sì, lei. Però veramente sono contento di quella mia scelta lì, e non la cambierei per niente al mondo. E credo che quello che si può tirare fuori dalla mia esperienza è che la libertà alla fine ha come scopo quello di fare scelte di cui non ci si pente. Grazie Massimo. Luigi, vorrei un tuo commento, per favore, sui due racconti di Elia e di Massimo. Ti viene meglio se attivi il microfono, bene? Sì, infatti me ne ero accorto dopo. No, sono due storie molto personali, differenti, ma diciamo anche simili per certi aspetti. Dovendole commentare, in relazione a quanto detto prima, posso trovare degli spunti. Ad esempio, prima per società, forse era un termine errato, perché può non significare nulla. Intendevo questo sistema di valori che spesso è presente anche nelle famiglie e ti condiziona. Un sistema di valori che spesso è una convinzione che non ha alla base una consapevolezza, che a mio avviso è una differenza sostanziale che può spiegare molte di queste dinamiche, perché spesso nelle convinzioni ci nutriamo di una sicurezza che ci consente di vedere una realtà
ma non, poi alla fine si rischia di non comprenderla realmente, ad esempio sulla questione religiosa, che poi può avere anche implicazioni moralistiche nei confronti della vita quotidiana, cioè in ambito della vita quotidiana. E, diciamo sì, sono temi importanti e ognuno ha la propria storia e tramite questi poi deduce può essere portato a fare determinate deduzioni. Io appunto nella mia mail che mi ha portato qui appunto non entravo molto nel personale, però indubbiamente quell'insieme di concetti ha un'implicazione concreta sulla mia vita, che spesso può portarmi anche in contrasto con appunto un sistema di convinzioni più o meno diffuso. La battuta sul maglione rosa può esserne un esempio. Luigi, scusa, ti fermo un attimo perché proviamo a rifare il giro, no? Allora, Elia, sì, certo. Stavo pensando a provare a capire di tirare fuori una cosa fra le tante che hai detto. Proviamo a vedere se la condividi. In certi momenti uno ha molto chiaro che cosa non vuole. E questo lo può impegnare al punto tale che poi non capisce più bene cosa vuole. È così? È qualcosa di simile a quello che ti è successo? Direi che è la descrizione migliore possibile. È molto facile sapere cosa non si vuole. Il problema è capire cosa si vuole. No, ma era per dire io che invidio questo... molto chi... No, era solo per dire che se questa cosa diventa poi così impegnativa e faticosa, ti toglie anche l'energia per capire cosa vuoi. Oh sì, io a 26 anni ho capito cosa volevo. Forse sì, diciamo. Il punto è che è una questione anche di carattere, lì ritorno a dare un po' ragione a Luigi, cercando di concretizzare un po' il discorso. Io sono sempre stato molto timido, insicuro, con una bassa forza di volontà, un po' scarsa, ecco. E soprattutto io penso che se dovessi prendere un fattore importantissimo, credo, nella mia esperienza, ma quello anche che potrebbe essere di molti altri, le persone attorno a me hanno visto in me quel potenziale di cui parlavo prima. Ora, questo potenziale, come spesso mi allaccio a un discorso che aveva fatto Boldrin qualche sera fa sul 10% di persone che portano avanti la società, diciamo, in un certo, semplifico, magari adesso posso anche sbagliare, però, e lui diceva sì, ci sono quelli che fanno innovazione, ma ci sono anche i poeti, ci sono gli artisti, ci sono quelli che questo essere, diciamo, questo potenziale si può manifestare in tanti modi, e purtroppo in questo paese, parlo per l'Italia perché è il contesto che conosco, in questo paese invece si ha una visione molto limitata di dove deve andare questo potenziale. Il potenziale deve andare nello studio di determinate materie che capisco in realtà, cioè ingegneria, informatica, magari medicina, e l'idea che questo potenziale possa essere sfruttato per qualcos'altro non è assolutamente concepito, è uno spreco. Magari se avessi fatto l'albero di... Lia, mi dai un secondo? L'unica cosa che io mi sento di dire è che la storia che tu racconti, che è una storia di ribellione avvenuta tardi, ma di ribellione alla fine, da condizionamenti che volevano farti andare da una strada che non era la tua, non è solo italiano, non è uno specifico del paese. Io credo di aver incontrato, credo che tu possa dire, c'è una dimensione del personale che va al di là del vissuto, che va al di là delle caratteristiche dei paesi. Ecco, questo solo volevo suggerire.
Sì, sono assolutamente d'accordo, però ecco, io cerco di limitare la dimensione delle mie affermazioni perché conosco il mio piccolo, quindi di quello parlo. Poi sicuramente lei che ha visto molti, cioè diversi paesi, capisco che anche l'età conta comunque. Nel mio caso, ecco, forse ho perso il filo del discorso. Colpa mia. Oddio, ribellione non so, no, non c'è problema. Il concetto di ribellione, però, io non credo sia tanto ribellione. Non penso di essermi ribellato a qualcosa. Io semplicemente ho preso la mia famiglia e principalmente la mia famiglia, li ho messi lì e gli ho detto non sono come pensate, sono qualcos'altro, è diverso. E volendo, adesso entro un attimo nel particolare per far capire il perché dico quello che dico. Il disagio che ho vissuto mi ha portato a fare scelte sbagliate del tipo iniziare a fare uso di droghe molto pesanti e questo mi ha quasi ucciso. E quindi mi sono ritrovato, per anni ho nascosto quel no, vi state sbagliando, che avevo dentro da tanto tempo, che non avevo avuto il coraggio. Non è ribellione, è coraggio di dire agli altri chi sei, perché avevo totalmente mancato il punto della questione. E nel momento in cui sono finito all'ospedale quasi morto, lì non c'era più un modo di fuggire. Il mio è stato un tentativo di sviare il problema, pensando supporto, poi passa, e invece non passava mai. Non passa mai finché non decidi di dire così stanno le cose. E anche se ho solo 25 anni, 26 anni, mi dispiace, ma la vostra età non vi porta necessariamente a dire cose giuste. State sbagliando. È stato più che altro un rito di passaggio all'età adulta, se dovessi definirlo in qualche modo. E noi, la mia sensazione è che questo è un paese, perdonatemi però l'espressione, ma questo è un paese di vecchi per vecchi. Semplifico molto, ma il messaggio è: il mondo è diverso, le cose sono cambiate, non basta fare l'università e trovi il lavoro. Non so, forse mi sto dilungando un po' troppo. Elia, non ti preoccupare, ti fermo solo un attimo, così magari diamo un attimo di giro, anche perché purtroppo hai problemi di collegamento, per cui sei un po' a scatti. Effettivamente, ah, sì. Sì, ti si vede più a scatti, okay. In un certo senso. Penso che appunto l'università non serva a farlo, soprattutto quando non hai voglia di farla, come dici giustamente tu, cioè nel senso che non è un modello preformato che uno si deve calare addosso. Ecco, questo mi sembra il messaggio importante. Volevo chiedere a Massimo, già sì, che siamo in discorso così, perché ci sono delle peculiarità, no, nella tua esperienza, nella tua storia. E forse in una forma di determinazione quasi genetica, insomma, perché io mi immagino questo bambino di 8 anni che dice che conduce una battaglia clandestina su questioni fondamentali e fondanti, no? Secondo quella che è una logica, bisogna appunto, e dice io sono ateo, quindi fa un'affermazione, voglio dire, di grande portata, non che non la possa fare. Mi è piaciuto molto che quando hai detto che, insomma, che bisogna ascoltare. Tutta questa determinazione che tu hai sentito e che hai dimostrato di avere poi nella tua storia, nelle tue scelte, eccetera, secondo te da che cosa ti è venuta? Questa convinzione, questa certezza che ti ha sostenuto in maniera molto solida nelle cose che hai fatto poi, da dove ti è venuta secondo te? Questa è una buona domanda. È difficile dire, secondo me, da dove venga, è difficile autoanalizzarsi, questo sempre. Io sono sempre stata una persona che ha dato molto valore alla logica, alla razionalità. Questo è stato il filtro attraverso cui ho sempre visto il mondo.
Poi naturalmente la capacità logica con gli anni si evolve e quindi poi il risultato della tua visione cambia. Però l'intento che ho sempre avuto, fino a quando ero piccolo, era di cercare di capire un po' come stavano le cose. E per cercare di capire come stavano le cose ho sempre provato a ragionare. E quando si è trattato di religione, io ci ho ragionato e mi è sembrato un qualcosa che non mi apparteneva. In cui non avevo veramente, non riuscivo a crederci in nessun modo, mi sembrava assurdo e quindi usando sempre la logica e la razionalità mi sono reso conto di essere atto e di non credere in quelle cose. La stessa cosa per la scuola, la mia idea era di fare una scuola che mi piacesse. Ho visto che i laboratori erano di qualità, ho visto che la scuola offriva molte opportunità, ho visto che era migliore rispetto a tutte le altre, e ho scelto quella scuola. Non c'era motivo logico per non sceglierla. Visto che oggi tramite gli istituti tecnici si può comunque andare all'università, non c'erano contro. Era semplicemente una scuola migliore delle altre, e ho scelto quella scuola. Poi quando si è trattato di cose che mi hanno proposto i miei genitori, che io trovavo giuste, le ho fatte. Cioè non è una questione di ribellione. Semplicemente mi sono sempre rifiutato di fare stronzate, o almeno di quelle che io pensavo fossero stronzate. No, infatti non sono d'accordo, infatti ti avevo chiesto questa cosa perché in fondo un po' anche in quello che diceva Elia c'è questo concetto, e forse anche in quello che diceva Luigi, se riusciamo a capirlo fino in fondo, no? C'è costantemente questo peso di che cosa significa e quali sono gli strumenti che uno ha a disposizione per fare una scelta libera. No? O per praticare una scelta che poi viene considerata tale, anche in condizioni in cui magari, come la storia di Elia ci ha un po' raccontato, non è così facile fare una scelta libera, perché magari dipende anche da te, cioè dipende anche da chi sei, no? Perché se magari hai la fortuna di avere un temperamento determinato e una possibilità di valutazione logica, bene, se il temperamento magari è un po' meno determinato, può anche darsi che ti trovi nella situazione in cui accetti cose che poi non digerisci, non ti va ad accettare. Quindi mi sembra che, un po' anche per fare un commento finale e sentirlo da parte vostra, anche da parte di Michele, così andiamo verso la chiusura. Ecco, in fondo questo concetto di libertà vissuta personalmente sia molto dinamico, sia una cosa che uno ricerca nella vita, ma che forse tra i 15 e i 25 anni è particolarmente importante riuscire a definire e costruire. Insomma, ecco, io questo mi porto di questa serata, insomma, con voi e con gli altri che abbiamo incontrato stasera. Oh, io non ho molto da aggiungere, io sono anche disposto ad ascoltare. In realtà tutti e tre stanno raccontando una storia, e che Luigi non riesce a raccontare la sua storia personale, racconta. Infatti mi viene la curiosità, tu cosa hai studiato, Luigi? No, io studio statistica, finanze e assicurazioni. Al liceo scientifico. Potrei sembrare più qualcuno... Uno scientifico e un albergatore mancato, come si dice... turistico mancato, ho insegnato al turistico, tra l'altro all'Algarotti, una delle supplenze fatte finché studiavo. Ma io ascolto anche le storie, se loro non vogliono andare avanti, ci sono ancora circa 500 persone che ci ascoltano, è vero che è un po' tardi però, nel senso che poi, sì, quello che le storie rivelano è che ci sono caratteristiche probabilmente psicologico, non so se siano determinate dalla genetica, dalla famiglia, dal latte che si è bevuto, dall'aria che tira a Trieste, piuttosto che... Elia, mi sono scordato dove spunti tu. No, se capisco, dall'accento non da Trieste. Ma... Dalle Marche. Dalle Marche. Sì. Però, quelle cose che chiamiamo caratteriali, che poi in realtà il loro grande effetto... non c'è un effetto assoluto di avere un carattere, dipende molto da quelli con cui interagisci. Se interagisci con quelli che col tuo carattere interagiscono bene, succedono cose di un certo tipo. Se interagisci con altri che invece il tuo carattere non lo sanno gestire, da ragazzino, da giovane, perché sei in una situazione in cui gestiscono loro, e poi le cose che succedono sono più complicate, diventano anche difficili come quelle che ha affrontato Elia.
Devo dire sì, che cioè, non aggiungo altro, io al momento ascolto per una volta. Beh, il messaggio di Elia e di Massimo, forse anche di Luigi, è un po' il diritto ad avere un carattere, no? La possiamo mettere così, perché è un diritto che va giocato a un certo punto, no? Che altrimenti se non lo si gioca si hanno un sacco di difficoltà, si possono avere un sacco di difficoltà, e questo carattere ti può portare da qualsiasi parte, perché poi ognuno ha all'interno di questo diritto, che è poi lo spazio esistenziale, in fin dei conti, ha un tragitto e ha dei percorsi che possono essere certamente segnati da dei limiti, non dei limiti, opportunità e tutto quello che vogliamo. Però ecco, questa affermazione, no, di principio di libertà, questo mi sembra un bel messaggio da recuperare. Nel bene o nel male, comunque è una cosa che va mantenuta. Ecco, questo credo che mi sento un po' di aggiungere a quello che diceva Michele. Sì, se posso aggiungere un commento proprio in nome di questa libertà, in attinenza col focus della live, che era in particolar modo il rapporto fra la libertà di scelta e le nuove generazioni, appunto quello che io spesso mi domando è se la nostra generazione, che semplicemente per una questione di disponibilità di tempo, risorse, energie, e per tendenza naturale che può avere al cambiamento per una qualsiasi ragione, riuscirà mai a contrastare delle convinzioni dilaganti che in qualche modo inevitabilmente la limitano per così come sono strutturate. Per esempio, si può arrivare a una stessa conclusione, ma passando per un percorso che di consapevolezza che la renderebbe una scelta libera, che può essere intrapresa per motivi utilitaristici o appunto funzionali, e non essere quindi modificata. Oppure tramite quella consapevolezza si potrebbe riuscire a cambiare e in qualche modo, se possibile, migliorare. Come per esempio questo nel piccolo nasce molto nel contesto generazionale fra padri e madri e figli, tra genitori e figli. Ecco, io mi domando spesso se un'intera generazione potrebbe riuscire nell'impresa di contrastare definitivamente alcune convinzioni, e non magari finire per compiere un'adolescenza di ribellione, un'età adulta di omologazione. Spesso si dice c'è, diciamo, lo stereotipo del giovane che promette di non essere mai come il padre e si ritrova esattamente come il padre, e questo magari è un loop, è un vincolo che in qualche modo si dovrebbe cercare di superare. Ecco, questo appunto era il mio pensiero riguardo appunto questo, tra virgolette, grido di libertà che una generazione, che può essere quella di quindicenni, trentenni, non so quali erano Guardate che le cose che sono venute fuori stasera, i racconti che abbiamo sentito, non sono diversi di quelle della generazione di 40 anni prima di cui favorito. Infatti le storie che avete raccontato non hanno, e a me sembra rilevante, nulla di particolare, né italiano né generazionale, che forse è la cosa interessante di questo. Io credo che sia Gerardo che io possiamo raccontare storie sia nostre. Quello sull'ateismo magari non arriviamo al record di Massimo, ma insomma, però, controllando per i tempi, più o meno siamo lì, no? E anche altre, anche storie come quella di Elia, eccetera. E anche teorizzazioni un po', secondo me, lasciatelo dire, da vecchio amico, un po' confuse e eccessivamente ambiziose, come quelle di Luigi. Questo è interessante. Forse l'unica cosa, l'ha messo, e qui copio uno dei commentatori, anche più di un qualche commentatore, che hanno fatto la stessa osservazione, secondo me c'è una parte di vero,
è che alcune di queste, molte delle storie sentite stasera, rivelano un tratto comune, e cioè la scarsa capacità della scuola italiana nella fase tra media inferiore e media superiore di servire da accompagnamento e di essere flessibile abbastanza da essere flessibile abbastanza da riuscire a gestire positivamente il fatto che tra gli 11 e i 20 si cambia parecchio e che a 13 o 14 non hai un cazzo di idea di per sé di quello che diventerai a 20. Poi a qualcuno capita che a 14 sanno esattamente quello che diventeranno a 20 e addirittura a 40, ma a molti non capita. E che quindi un'istituzione, una cultura istituzionale che sa vedere sta roba e sa modificare i tragitti sarebbe utile. Ecco, questo forse è un aspetto comune che è venuto fuori da parecchie storie, in positivo e in negativo. Per il resto, davvero, se io penso a quello poco che so della vita, a me sembra che queste storie si potrebbero aver raccontato tranquillamente 50 anni fa. Non so cosa pensa lo specialista. Io penso solo due cose, sono molto, molto semplice. La prima è che è sempre comunque interessante sentirle raccontare le storie, perché poi alla fin fine è vero che ci sono cose che si ripetono, però poi le persone che vengono sono persone, le persone che vengono e anche quelle che ascoltano, sono persone. Quindi qui ed ora, in questo momento, in questo contesto, per quanto siano cose che sono già accadute o che si ripetono, sono comunque cose che vengono pensate, e quindi questo bisogna avere la cosa. La seconda cosa molto semplice da dire, Michele, lo rifacciamo, andiamo avanti, perché mi sembra che questa cosa delle domande, no, e di mettersi insieme a pensare su certe questioni sia pregna, porti molti spunti e molte possibilità. I primi incontri che abbiamo fatto erano sugli effetti del lockdown e insomma la questione pandemia, ovviamente insomma ha stravolto la vita a mezzo mondo, ma poi insomma i giovani in particolare, i ragazzi in particolare. Oggi non l'abbiamo quasi mai nominata, il che tutto sommato ci fa anche capire che siamo andati forse un po' al di là dell'emergenza di adesso. Ecco, questo essere un po' andati al di là mi piace, io non credo che siano cose che vadano né interpretate né stigmatizzate, ma vanno semplicemente ascoltate e capite per quello che sono, perché appunto l'umanità è eterogenea, varia, e la sua varietà, la sua eterogeneità è prima di tutto una risorsa. Mi pare che un po' lo diceva anche Elia prima, io la vorrei sottolineare questa cosa, insomma, che poi ognuno a modo suo ha sempre qualcosa da dire e da dare, il problema è che trovi il modo suo, ovviamente, insomma, è poi costruire una comunità civile, è dare delle, fare Riccardo all'inizio, no, parlava delle opportunità, no? Le opportunità sono queste, insomma, dare a ciascuno la possibilità di accedere a un modo suo, e questo crea sinergie, ma insomma è un discorso ampio e complesso, io non voglio entrare in questo. Quindi la mia osservazione finale è, Michele, lo rifacciamo, perché sono convinto che sia una cosa utile, che sia interessante, e che insomma nel piccolo comunque sia un modo per far fare alle persone le cose a modo loro, o per aiutarle a pensare che cosa il modo loro sia. Per me è stato un piacere incontrare tutti, ringrazio loro tre che sono adesso, ma anche quelli che sono venuti prima, ovviamente. Parimenti, insomma, sperando che siano anche loro lì in ascolto e continuino a aver partecipato. E basta, insomma, mi fermo qua. Insomma, sul mio desiderio di farlo ancora. Ecco. Se posso, vorrei solo aggiungere una cosetta. Credo che non avrebbe senso per me provare maldestramente a definire cos'è la libertà, è un compito che lascio ad altri. Però se c'è qualcosa che credo di aver capito, è che prima di tutto è importante avere un metodo d'analisi del mondo il più coerente possibile, e poi lavorare sul proprio carattere così da essere in grado di agire in base alle conclusioni a cui si arriva. Penso che questa sia la priorità, e penso che questo sia un modo sano di approcciarsi alla vita.
microfono. Io invece, se dovessi... Sì, adesso, si sente? Sì, sì, si sente. Si sente? Ok. Allora, se dovessi dare... la mia riflessione finale sarebbe questa. C'è una trappola che è molto facile cadere quando si è persone, diciamo, come me, tra virgolette, generalizzando. E la trappola è questa. Si capisce, si vedono le pressioni esterne e si crede che tanto in un conto niente fa tutto la società. La società mi rende quello che sono, io sono sbagliato perché la società è sbagliata, io sono solo una vittima di tutto. Il vittimismo è una piaga, secondo me. E se il mio messaggio finale per chi dovesse... disgraziatamente essere in una situazione simile alla mia, è che alla fine dei conti chi prende la scelta siamo sempre noi, nel bene o nel male, e bisogna essere sinceri con se stessi prima che con gli altri. Io ho mentito a me stesso per anni e sono dovuto arrivare a un punto veramente quasi, ho toccato il basso, il fondo del fondo. Non c'è bisogno, ci si può fermare anche prima. Siamo, sì, dipendiamo molto dal contesto in cui viviamo, dalla famiglia in cui ci ritroviamo, ma alla fine siamo noi che dobbiamo prendere le decisioni, e per prenderle nella maniera migliore dobbiamo essere con noi stessi. E poi gli altri, chiaramente, ma questa è la conseguenza. E niente, solo quello. Bene, Michele... Una parola, chiudiamo. Questo come si fa a partecipare? Ho messo i due indirizzi mail in rete, comunque il mio è facilissimo da trovare perché è disponibile pubblicamente. Beh, pur essendo in pochi, il cretino rimane fino all'ultimo minuto, quindi ho svolto la mia funzione. Prego, Gerardo e Luigi, che non hanno ancora detto. Luigi non ha detto nessuno, però poi di nuovo chiude Gerardo. Che è là. Sì, ok. Il wise man della situazione. No, forse io sono stato il primo dei commenti finali, però volendo posso essere anche l'ultimo. Per questo infatti io appunto nel commento precedente, diciamo così, avevo ipotizzato appunto questo contrasto. ipotizzato questo contrasto tra generazione e un'altra che è assimilabile a quello che ci può essere fra un padre e un figlio, e come poi ha evidenziato che poi può finire nel fatto che il figlio si ritrova esattamente nei panni del padre, che si collega poi a ciò che ha detto il professor Boldrin in risposta, che ha tutte queste storie che sono state raccontate stasera in qualche modo hanno delle affinità di fondo sostanziali con quanto si poteva ascoltare la generazione scorsa o quella ancora, e se non per una questione di tempo anche per una questione di spaziale, cioè si può ascoltare una storia simile in Italia come all'estero, cosa che a volte tendiamo a non pensare. Per questo quello che spesso appunto mi domando e non saprei bene come portare avanti sarebbe proprio questo cambiamento, per far sì che ciò che ci costringe a rivivere sostanzialmente gli stessi, tra virgolette, disagi o vincoli che poi ci portano in delle direzioni che non ci aspettavamo o che magari sono costrette, possono essere alcuni dei quali superati prendendone atto e cercando appunto di arrivare fino in fondo alla questione, acquisire una consapevolezza più profonda e mi rendo conto di stare dilungando. E chiudendo appunto cercare di contrastare questi che ci possono sembrare appunto dei vincoli, per cercare di far sì che magari la prossima generazione, noi stessi fra in un tempo futuro, non ci
dovremmo più trovare una condizione simile a quella che abbiamo dovuto già affrontare. Non so se... Professor Favaretto. Va bene, sì, no Luigi, va bene così, fermiamoci qua. Ripeto, io siccome nonostante la veneranda età, purtroppo la formula della vita felice non l'ho ancora scoperta, non penso di avere, non mi permetterei mai di dare consigli a nessuno, al contrario. Insisto... Le volte che ti chiamo. A te sì, però insomma è un altro discorso. direi che appunto l'unico commento, l'unica conclusione finale che mi sento di fare è appunto rifacciamolo, andiamo avanti. Ho visto qualche commento, diceva qual è l'argomento la prossima volta, lo metteremo, ne parleremo con Michele, ma insomma anche un po' pensando alle cose che ci siamo detti stasera, cerchiamo di tenere continuità, rifaremo una domanda, un'altra domanda, e come appunto abbiamo detto, voi scriveteci una mail, chi è interessato ci scrive una mail, abbiamo visto stasera insomma una decina di persone, è una diretta da 2 ore e mezzo, insomma, quindi spazio ce n'è, una decina di persone, credo che insomma ecco questa sia la conclusione migliore, nel senso che ribadisco, io sono molto 2 ore e mezzo, bisogna chiudere, in realtà mi sono reso conto che ho fatto aspettare qualcuno 1 ora, perfetto. Avevo dato un appuntamento pensando che avremmo rispettato 1 ora e mezzo di lavoro e adesso mi beccherò 2 ore e mezzo. Va bene. Bene, la... saluti e alla grazie prossima. A grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie. Mi ha fatto grazie veramente mille, piacere. Grazie mille a tutti. Compresi i vari troll che ho bannato. Perché... Massimo, il piacere non è logico, come la mettiamo qua? Non è vero, ci siamo evoluti e i nostri sentimenti sono basati sulla selezione naturale. Arrivederci.